Stiamo registrando. Ok, allora, avete fatto i compiti? Sì. Abbiamo anche Sì, rivisto anche se ieri. sembrano un po' imbrogliati. Abbiamo anche rivisto ieri le cose di Python che le abbiamo riviste tutte insieme, ecco. Sì, e funzionano E tutti sì. gli angoli audio. Sì. Siamo riusciti a fare tutti e tre gli angoli alla fine. Quello esponenziale, quello col sinusoidale e quell'altro normale. Sì. Chi mi vuole far vedere qualcosa? Chi vuole mostrare qualcosa? Cioè, li avete fatti insieme, quindi saranno tutti uguali, suppongo. Io il mio l'ho lasciato diverso anche perché la sintassi era un po' cazzo di cane e quindi mi andava, cioè, era difficile cambiare tutto quanto, era diciamo un po' sbagliato a prescindere. Sì, ho capito. Una delle cose belle del software è che si possono modificare, si può modificare e cambiare quanto si vuole. Se costruissi case sarebbe già più complicato, no? Sì, però era la prima volta che l'avevo fatto di mio, quindi non mi andava di Ah, bravo, va bene. buttare giù Beh, tutto. volete, qualcuno vuole, cioè, vorrei vedere qualcosa, posso? Chi Beh, vuole? se posso faccio vedere quello su cui abbiamo lavorato ieri. Questo è il Ok. Noi non stiamo risultato. vedendo il tuo video. Eccolo qua. Il risultato ottenuto è questo qui. Quindi è uno spettrogramma di circa 34 secondi. E ognuno segmento da 10 secondi è comprensivo di un tipo di questi triangoli. E Sì. Ma possiamo c'è sentirlo? questo? Sì, c'è sempre il solito problema dello sharing dell'audio, però io provo ad attivarlo e vedere se funziona. Allora, Audacity. Purtroppo qua clippa, come si può vedere anche da questo, però in realtà è stato un errore mio, avrei semplicemente potuto ridurre le ampiezze. Vado? Lo metto? Se suona. Lo Non so se lo sentite. sento, lo sento. Io non lo sento, ma vabbè, io lo so come suona. Sì, mi Va bene. dispiace. Allora, ma queste sono sinusoidi proprio? E le singole note, sì. Sì. Ok, vediamo un attimo, vediamo come avete fatto, dai. Allora. Abbiamo ragionato su come si potevano calcolare le intersezioni di in realtà funzioni, ecco, perché quello era importante per avere dei boundaries, dei Certo. limiti. Ecco, quindi ci sono vari disegni, varie cose. Ecco, un'altra volta che mi rompo le scatole. Il programma vero e proprio è questo qui. Ok. Allora, iniziamo dall'inizio. Classe triangolo Sì. viene inizializzata con questi parametri A, B, C, S e AND. Questi sono le coordinate Y dei tre vertici e SE sono le coordinate X, inizio e fine.
self-inst viene passato alla dichiarazione del triangolo ed è fisso per tutto il triangolo, non cambia. Sì. Qua semplicemente faccio un passaggio di variabili e le rendo gli attributi di questa classe triangolo. Okay. Dopodiché inizializziamo un contenitore, che sarà il contenitore delle note, sì. E gli dico che il numero delle note deve essere esattamente 2000, poi si può anche randomizzare, ma per adesso 2000. Va bene. I coefficienti delle rette che delimitano il triangolo sono qua calcolati tramite i punti stessi, quindi A-C diviso S-E, l'altra invece la retta che si trova sotto è B-C S-E, okay. E i K... Questo è il coefficiente angolare. Sì. E poi sì, questa invece è la costante. Sì. Sì, giusto. Va bene. Perché si trovano questi coefficienti qua? Perché in realtà sono utili anche nelle classi triangolo figlie, diciamo, quelle che erediteranno, okay, gli attributi da questa. E quello che cambia nelle varie classi è la funzione generate. La funzione generate... scusate, devo chiedere WhatsApp perché sennò continuano a apparire tutti i nomi. Certo, e sappiamo tutti i cavoli tuoi. Ce l'ha fatta. Allora, questo triangle punto how many, non so se lei si ricorda, ma l'avevamo definita come una variabile di classe, e ogni volta che un triangolo viene generato, appunto generate, questa si incrementa di 1. Anche nelle prossime generate questa cosa ci sarà sempre. Vabbè, per non è per due... No, no, l'ho utilizzato alla fine per dire quanti triangoli sono stati creati. Va bene. Il class method è questa qui e semplicemente printa il numero di volte. Va bene, mi è tutto chiaro. Per questo... 2000 volte lui farà at, frac, dur e amp. Le uniche dipendenze all'interno di questa di questi metodi sono per frac e per dur. Perché in realtà at e amp sono entrambi calcolati randomicamente. Oh, quindi sono calcolate randomicamente, non in ordine crescente. No. Infatti at a volte, cioè potrebbe lui iniziare a generare note dalla fine, dall'inizio, a metà, okay, non lo sappiamo. D'accordo. Però è importante calcolarsi prima at, perché poi frac è direttamente dipendente. Certo, ovviamente. Frac come è fatta? È fatta così. Eccolo qua. Questo è un metodo che si rivolge però a una funzione che è esterna, perché io ho voluto farlo così. Pensavo che sarebbe potuta essere utile poi anche al di fuori di questa classe. E questa cosa qua funziona in maniera abbastanza semplice. Ritorna un array di due numeri in cui ci stanno il confine di sopra e il confine di sotto. Sì. Sai che questo avresti potuto scrivere più semplicemente. Invece di fare l'array, puoi scrivere aperta parentesi A, virgola B, chiusa parentesi, e lui già ti carica, ti fa quello che c'è scritto sotto. Ah, proprio così? Sì. Ah, No. Senza due? Sì, senza due. No, aperta parentesi, non quadra. Ah, ok. Da. Va bene. Allora poi utilizzerò questo. È un array immutabile. Ok, va bene. No, è giusto per... Giusto, va bene, per... E questa funzione qui, linebound, appunto calcola i boundaries, nel caso in cui il triangolo sia lineare. Ok, e poi fai il conto. Linebound, eccola qui. La U è semplicemente la coordinata X sostanzialmente. Sì, sì. E quindi upper bound sarebbe la funzione lineare valutata nel punto X, e questa pure uguale. Lower bound, ok. Quindi sai i boundaries. In realtà... ok, d'accordo. Sì. In realtà questa calc line bound potrebbe essere appunto una funzione che viene, cioè è la funzione calc boundaries che viene riscritta ogni volta per ogni tipo di forma, capito? Sì, 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 sì. Invece di farla come funzione esterna e fare tre funzioni
esterne separate, ok? Nella prima forma è quella prima, capito? Questo è object oriented programming, davvero. Cioè, qui serviva veramente una roba del genere. Sì, capito? Il motivo per cui è stata creata così al di fuori, diciamo, era per fare dei test sulla funzione prima che questa, diciamo, fosse ecco, chiamata direttamente. Allora, poi parleremo di come si scrivono i test, perché anche quello è molto importante. Cioè, va bene. Tutte le classi, tutte le cose, oltre a usarle, si testano, perché si testano le condizioni estreme, si testano... Vabbè, insomma, comunque ne parleremo. Vai avanti. Appunto, una volta che è ritornato i boundaries, lui li utilizza qua in qua per darmi una frequenza certo, che si chiaro, trova tra loro due, è chiaro, e poi lo ritorna. Allora, passiamo direttamente a quello sinusoidale, che è molto simile in realtà, si trova qui, eccolo, e ha un attributo in più, che è questo self.tude. Tude sta per amplitude, e sarebbe l'ampiezza della sinusoide stessa, che noi sommiamo alla linea. E calcfrec infatti cambia un pochino, 900, semplicemente... Perché 900? Sarebbe 900 Che Hz. tipo di misura? Perché L'amplitude. Sì, così viene molto pronunciata questa curva, perché altrimenti per valori più piccoli sarebbe venuta meno visibile. No, scusa, no, non capisco. Allora, la linea qua va circa da 10.000 Hz fino a questo valore che sarà, penso, 5.000. Ah, ho E lui capito. li somma, gli sottrae... Perché tu sostanzialmente fai una combinazione tra una sinusoide e una retta. Quindi quella è la coefficiente angolare della retta? M rimane il coefficiente angolare della retta, mentre l'amplitude sostanzialmente è l'ampiezza della sinusoide che gli viene sommata a questa retta. Cioè, quindi sono 900 Hz in sotto in sopra, in sopra in sotto, cioè ho capito, mi è chiaro. Va bene. 450 non è... sotto e sopra. O 450, sì, non lo so se è più 400. No, è proprio 900, è proprio quindi 900 sopra e 900 sotto. Per 900 sopra, cioè no... sì, ok, mi è chiaro, benissimo, ok. E questa calcfrec nel caso del triangolo sinusoidale un po' cambia, ma di niente praticamente. Infatti, come ha detto lei, si potrebbe anche fare direttamente un altro metodo che si chiama calc boundaries. E niente, semplicemente al posto di chiamare line bound, chiama calc sin bound. E come parametro vuole sia U che amplitude. E in realtà questo sin bound è molto simile a line bound, è praticamente identico. Infatti... si può vedere che sono praticamente uguali, gli si somma questo TUD per sine di U e TUD per seno di meno U, cioè scusate, seno di Sì, U per meno quindi U. Questa è simmetrica intorno a un asse, non era come Esatto. avevo disegnata io. Però se vuole possiamo mettere più uno e diventa, No, diventa no, una no. bandiera. Più uno, non... no. Il punto è che appunto questa funzione era la combinazione, ma questo naturalmente non ce ne importa niente, nel senso che possiamo benissimo, cioè questa è una roba che abbiamo deciso noi, che ho deciso io, però voi dovete imparare a attenervi alle cose ai compiti che vi do. Forse mi Non sono perché... dimenticato come... Non perché sia rilevante, avrei potuto scegliere una cosa piuttosto che un'altra, ma se io vi do un compito, voi dovete, l'esercizio consiste nel riuscire a fare proprio quello. Capito? Se vi ricordate, aspetta, fammi vedere a me, se vi ricordate adesso vado a vedere GitHub. nel disegno che avevo fatto. Sì, ecco, se me lo prendi intanto io ci vado pure io.
No, 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 ho sbagliato. È della volta scorsa, che è il 24 aprile, mi Non è sembra. neanche questo. Forse è questo. Sì, è decisamente questo. Fammi vedere. Ah, sì, ok. Allora, allora, qui ci sono delle cose interessanti. Per esempio, voi avete fatto il primo, è fatto, avete fatto con rette lineari? E però dal disegno sembrano esponenziali. Guarda un po'. No, no, questo triangolo qua è fatto con le rette lineari. È questo che è fatto esponenziale. Ah, quindi vabbè, l'avete fatto come vi pare a voi, non avete No, fatto. no, l'ho soltanto messo in ordine diverso, ma in realtà questo si... cioè... Io Ma lo questo... voglio nell'ordine in cui ho detto io. si può fare, certo. Certo Si che può si può fare fare, senz'altro. certo che si può fare. Ormai c'è tutta la Basta struttura cambiare per pagina. farlo. Certo che lo so che si può fare, ma appunto. E poi, tra l'altro, allora riprendi un attimo la partitura che vi avevo dato io. Ecco, io voglio questa partitura qua, dove per Certo. T0 e T1, ok? Quindi Sì, lo sì, voglio sì, sì. esattamente così. Quindi ci sono, ma non perché. Se questo sia un capolavoro, voglio che sia chiaro, è perché il compito consiste nel pensare una cosa e farla esattamente come è pensata. Allora, siccome adesso non siamo ancora a livello di pensare le cose, le penso io e ve le do da fare e voi dovete fare esattamente. Ora, poi ci sono dei dettagli qui, per esempio. Alla fine del triangolo c'è una retta, cioè questa combinazione di cose raggiunge un punto e poi lo mantiene per un certo periodo. Ok? Sotto la fa in un altro modo. Poi Questo si avevamo detto un potrebbe altro fare modo. anche, questo si potrebbe fare anche mettendo magari un piccolo piccolo triangolo stesso qua alla fine, di farlo talmente tanto piccolo che sembri una retta. No, sommai semplicemente uno Basta che metto un... che tieni le boundaries costanti e praticamente il minimo e il massimo coincidono, quindi qualsiasi random ti viene per forza così, però per esempio nella seconda istanza, no, nell'istanza esponenziale, la retta va verso l'alto. Ok? Oh, per quanto riguarda quella sinusoidale, l'istanza sinusoidale è fatta con le due sinusoidi che stanno puntando verso il basso, no? Quindi queste sono veramente combinazioni di una retta più una sinusoide. Ok? Allora, il punto è questo. Sono contentissimo, avete fatto benissimo, il compito l'avete fatto molto bene, ma non è quello che vi ho detto io. Ok? Cioè, quando io vi do una partitura da fare, dovete fare esattamente. Oh. Dov'è che avevate un po' di lasco? Era nel decidere i tempi di questa cosa perché non li avevamo definiti. Ma se vi definisco pure i tempi, dovete fare pure quello. Simone, questo qua adesso lo possiamo fare in pochi minuti. Basta No, mettere... adesso perché adesso faremo un'altra cosa. Però quello che voglio capire è come date questi. Ecco, come è fatta la parte di. No, rifammi rivedere il programma. Forse ho intuito come è fatto all'interno del triangolo. No, 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 l'interno del triangolo non mi importa niente, ho capito, funziona bene, mi va bene, mi sta bene. Voglio vedere il main.
diciamo, come funziona il main. Cioè, questo è tutto qua, bla bla bla, benissimo, meraviglioso. Ok. Ecco, questo è cucito a mano, tutto questo, dentro il programma. Ok? Uh-huh. Allora, adesso, questo è il primo compito per la prossima volta, ma ve ne darò anche un altro. Ok? Uh-huh. Il primo compito è di non fare... non fare questo, ma fare un file di metadati che viene letto dal programma e che in realtà quando viene letto genera tutta sta roba. In poche parole, io non cucio all'interno del programma una particolare partitura, ma la partitura la metto in un file esterno separato. Ok? Vi dico già come si fa a fare una cosa del genere. Cioè, non è come si fa, si può fare in tanti modi, ma vi dico come voglio che la facciate. Ok? La dovete fare così. Intanto decidiamo una sintassi del file di metadati, no? Allora, la prima cosa da fare è decidere la sintassi del file di metadati. Scrivi decidere la sintassi. Ok. Quindi la sintassi com'è fatta? È fatta con i dati che ti servono per inizializzare l'oggetto. Uh-huh. Allora, per esempio, si potrebbe mettere nome dell'oggetto, spazio, action time, o se volete virgola, usiamo un separatore che vi piace, dopodiché però... usiamo quello, no? Facciamo che non si usa mai tipo il dollaro, no, il dollaro si usa tipo questo, la sterlina. No, no, non è un carattere ASCII. Dovete usare, potete usare per esempio, ma la virgola va benissimo, la virgola non si usa, perché se usate dei dati ci mettete il punto, no? Ok, quindi virgola, action time, oppure spazio, lo spazio va benissimo uguale. Tanto uh-huh. gli oggetti non possono avere spazio. Action time, virgola, o spazio, quello che vi pare. Cos'è la durata, il secondo? Sì, si può mettere o l'action time e la fine magari. Piuttosto che la durata, tanto alla fine è uguale, mettere okay, la durata. Insomma, fine. La questione è questa. La questione è questa. Dopo questi qua, ci stanno tutti i parametri per inizializzare l'oggetto. Quindi parametri, puntini. Solo una cosa al volo. Questo qui, Fili, è quello che hai messo classe 3.1, vero? Classe 3.1 PI, sì. Ok. Sì, poi me lo mandi in... Sì, sì. Chat o dove che sia. Magari questo lo salvo nella nuova cartella di oggi. Ah, ma questo oggi è 5.8, eh? Sì. Sì, ok. Allora facciamo... Vabbè, lo lascio qua. Ok. Allora, i parametri li fate che dipendono dall'oggetto, no? Per cui saranno un certo numero, saranno tutti quelli che servono all'oggetto. D'accordo? Uh-huh. Ok, questo salvate, cioè quindi qua c'è una riga per ogni macro oggetto. Questo uh-huh. è il file di metadati.
ok? E lo salvate in un file separato, quindi qua ci metti i puntini. Per esempio, ok? Non è la stessa cosa quando facciamo manoscritto.txt? No, ma questo non è un file che scrivete, è un file che leggete. Quello che tu dici, okay. Forse francese, ma è quello di, è manoscritto.txt, ci sono proprio le note dentro, le singole note. No, questo non è le singole note, perché poi quello è il file.sco, in realtà. D'accordo? Pronto? Sì. Ok, dopodiché dovete fare una classe, no? Che si chiama metadata, oppure che legge questo file e sa cosa fare per ogni classe. Per ogni riga lui genera una macro istanza. Va bene? Così in realtà questo diventa un metastrumento che genera tutte le partiture che volete sulla base di questo. In realtà questa cosa qua, poi questa classe di lettori di metadati, vedrete che potrete utilizzare, cioè si usa correntemente, è una cosa che si usa praticamente per tutto. Ok? Vi consiglio un'altra cosa, un suggerimento. Il suggerimento è quello di fare un metodo di classe per ciascuna di queste istanze. Vi consiglio di usare veramente Object Oriented Programming. Fate una classe base di tutte queste istanze che ha un metodo che va bene per tutti, no? E poi c'ha altre cose, e poi ciascuna istanza ha le sue. Comunque, vi consiglio di fare un metodo di classe di ciascuna istanza che è leggi metadati, no? Così la classe metadati non fa altro che chiamare la classe relativa che è il primo campo del file di metadati e semplicemente gli passa i metadati seguenti. E poi ciascuna classe sa come inizializzarsi. Ok? Sì, non si cuciono più oggetti dentro i file di programma. Si separano i dati dai programmi. Ok? Allora, io vi propongo questo. Siccome state diventando bravini con questa faccenda, vi propongo che da adesso in poi io vi propongo dei compiti da fare, ne discutiamo, delle partiture da realizzare e voi le realizzate. Ok. Però qui c'è una domanda che in realtà interrompe un attimo, spezza un po' il ritmo della lezione. Ma esattamente l'esame quando sarà? Se ci sarà? Allora, però se vuoi ne parliamo dopo. No, no, abbiamo chiesto di poter fare l'esame il 29 giugno. Allora, il 29 giugno ci sono tutta una serie di esami, è la vostra prima sessione, quindi non, non,
cioè se ve la sentite lo fate. L'esame sarà basato appunto su una cosa di questo tipo, che però vorrei che faceste individualmente, ok? Però per l'esame a quel punto io vi proporrei di farne, cioè che decidete voi che cosa fare, no? E ci scrivete sopra una tesina, cioè scrivete, ok, ho fatto questo e l'ho fatto per questo, questo e quest'altro motivo, ok? Ed è sì, adesso però da qui all'esame comunque vedremo tante, tante cose, tante altre cose, per cui diciamo vi darò un po' più di idee sul da farsi. D'accordo? Ma quindi noi continueremo con le lezioni fino a... Sicuramente fino a tutto giugno. In realtà le lezioni finirebbero prima, però considerando appunto tutto quello che è successo, a me va bene, cioè questo se per voi va bene, se volete fare le ore di lezione scritte nel piano di studio, eccetera, eccetera, va bene, faremo quello. Ok? Magari. Ah, vi volevo dire anche un'altra cosa. Io sto cercando di organizzare, perché siccome il maestro Lupone non, cioè, andrà in pensione l'anno prossimo, io vorrei che comunque voi poteste incontrarlo e quindi stavo discutendo con lui dell'ipotesi che lui, forse nella prossima lezione o quella dopo, intervenga nella nostra lezione e vi spieghi un po' di cose che forse è bene che voi sappiate, cioè per esempio di cose che succedono a Roma in tempi ovviamente non di Covid-19, che riguardano appunto la musica, l'elettroacustica, però vi presenti un attimo la situazione romana in maniera che voi possiate decidere, per esempio, di partecipare oppure che è una cosa che vi può in qualche modo interessare. Ok? Bene. Detto questo, vi darei il compito per la prossima volta di questa parte qua. Va bene? Sì, io poi stavo pensando su quella cosa che lei ha appena detto. Magari si potrebbe fare una sorta di ultimo ripasso, magari le ultime 2 settimane, piuttosto che magari spiegare altre cose in vista, Certo. magari, cioè le ultime 2 settimane di giugno, magari invece di andare avanti, se riguarda le cose che abbiamo fatto durante Ma se tutto. volete, tra l'altro, dall'inizio di giugno potete cominciare a lavorare ciascuno sulla tesina propria, no? E discutiamo individualmente sulle varie tesine, in maniera che portate all'esame qualcosa di consolidato. Ma riguardo cosa principalmente? C'è un esercizio, Allora, una composizione specifica? no, voi dovete comporre, eh? Cioè, a questo punto in questo momento ci stiamo, io vi sto facendo sostanzialmente trascrivere, però il corso di composizione e l'esame è di composizione, quindi dovrete scrivere qualcosa, ok? Eh sì, ma dico, entro quali limiti? Il punto è proprio questo, che non ci sono limiti, però è chiaro che sì,
ve ne posso dare di artificiali, per esempio usare solo suoni sintetici, suoni di sintesi, oppure usare misto suoni di sintesi e suoni concreti, no? Questo lo decidiamo anche insieme perché in realtà non è molto importante, cioè è tutto piuttosto arbitrario. Va bene? Oppure potrebbe essere basarsi su un tema specifico, per esempio i rumori di quando mi alzo al mattino, forse meglio no, questo, insomma. No? Sbagliata la giornata. Vabbè, comunque sì, sviluppare un tema e trasformarlo Io musicalmente in qualcosa. tenderei a non dare un tema specifico, però possiamo farlo, se è una cosa che vi aiuta, possiamo farlo. Volendo avere qualcosa di sonnificazione. Quindi è No, sonnificazione o composizione? sonificazione. No, appunto, io non sono per la sonificazione. E io, diciamo che potremmo decidere di lasciar libera la possibilità al candidato all'esame di usare dati, però devono essere usati in forma compositiva, non sonnificatoria. Non so se mi spiego. Cioè, il problema, per esempio, con quell'esperienza che abbiamo fatto dei dati Tesla, no? Quei dati lì li abbiamo usati in maniera strettamente sonificatoria, no? Non li abbiamo usati come in maniera veramente compositiva, cioè quello che ci davano usavamo, no? E se dovete riflettere sull'idea di usare quello, cioè magari siete liberi di usarli, però devono essere usati in maniera compositiva. Ok? Ma Adesso comunque questo possiamo utilizzando ragionare, ragazzi, su questo possiamo ragionare, nel senso che il compito ce lo diamo assieme, nel senso che il compito d'esame, appunto, è una scelta, è come se io vi dicessi che dovete scrivere una poesia. No? Potrei dirvi, dovete scrivere una poesia in terzinato dantesco. Dopodiché, oppure no, oppure potrei dirvi, fate come vi pare, oppure potrei dirvi, tema, poesia d'amore. No? Per la vostra bella e così via, cioè è una cosa che varia e possiamo decidere cosa fare. Se ci sono delle cose che vi attraggono di più, discutiamone. Ma tutto questo comunque su Python, C-Sound, cioè per lo sviluppo poi. In realtà, come vi ho detto, in questo corso, queste scelte qua sono del tutto arbitrarie, hanno un loro senso, eh? Non è che se uso questo e non uso altro, un senso c'è e se volete ne possiamo anche parlare, però in realtà potremmo usare anche tutt'altro, ok? Potremmo usare Super Collider e fare tutto dentro Super Collider, oppure usare Ruby e Pure Data, no? In realtà questa è la cosa più semplice da fare in questo momento per questo tipo di cose qua. Poi vedrete, l'anno prossimo faremo altre cose. Quindi forse cambieremo strumenti. Ok? Ok. Siamo? Ci siamo tutti? Sì. Ok. Allora, buona
Posso darvi il compito per la prossima volta? Esatto. Ma puoi rispiegarlo proprio a grandi linee per capire bene, capito, cosa fare, le azioni che bisogna fare per svilupparlo. Che cosa? Per Questo fare il esercizio. compito? Questo qua che sta per dare. Sì. Perché non ho capito bene quest'ultima parte del Intanto bene. ve lo disegno. Mi riprendo la... Mi riprendo la... la... sì, poi dobbiamo cominciare a parlare anche di come fare le partiture di questa roba qua. Però lo faremo la prossima volta. La prossima volta me lo metto proprio come... Allora, vediamo un attimo. Facciamo questo. Questo. Poi... Devo prendere questo. Allora, adesso vi disegno la partitura proprio a brutto muso. Allora, sì, lo scriviamo addirittura, lo scriviamo qua nel compito. Il colore è nero. No. Ok. Allora, compito per la prossima volta. Allora, utilizzare dei suoni concreti stavolta, quindi con sound in, eccetera, eccetera. Allora, devono essere un minimo di due e minimo di due, massimo a piacere. E realizziamo dei crossfade di nuova concezione tra un suono e l'altro, o tra un suono e più suoni, oppure anche un'altra cosa potremmo fare, realizzare dei crossfade, li chiameremo crossfade discreti. Sapete che cos'è un crossfade, E lo possiamo visitare. beh, un crossfade generalmente è l'incrocio di due suoni. Parte un suono, il suono va a diminuire e poi parte e l'altro va a crescere, quindi sì, è come il Un discorso crossfade. d'ampiezza. Sì, è un discorso, è fatto con ampiezza, però non è quello che voglio da voi. Quello che voglio da voi è un'altra cosa. Quello che voglio da voi... Allora, vi faccio la partitura. Cioè, la partitura, vi faccio una cosa qualsiasi. Questo è il nostro piano cartesiano. Adesso qua siete liberi perché il crossfade siete liberi di scegliere zone diverse. Diciamo che qua c'è la frequenza e qua c'è il tempo, però ecco, vi lascio liberi di farlo dove vi pare. E il problema è che per esempio voi avete il suono A, siccome è un suono concreto. Allora, questo lo facciamo con un colore. Ma scusi, tutto questo quindi lei parla di sound in, quindi mo utilizziamo si sound. Sì, certo, però Ok. utilizzate C-Sound come avete fatto prima, però la questione è che io voglio che facciate dei crossfade fatto in questo modo. Allora, questo no. Ma prima in che senso? Come? Prima ai Prima in tempi del questo. didgeridoo? No, come nel compito che avete appena fatto, soltanto che lì usavate sinusoidi e qua usate allora, Sono e qua usate suoni concreti. Allora, quello che voglio che facciate è qualcosa di questo tipo. Per esempio, questo è lo spettro di uno dei suoni.
che quindi va avanti così. E viene interrotto bruscamente da una fettina che è fatta di un altro colore. Questo, il fatto che non possa copiare le cose è una gran purga, però. E questa è la fettina dell'altro suono, molto piccola. Poi ricomincia. L'altro, il vecchio, Madonna Santa, nuovo, qual era il colore? Questo forse. È una specie di rosa strana, ma vabbè, Secondo sappiamo me no, che il. se ha tipo una cosa che taglia un pezzo d'immagine, la copia tra quelle cose lì, mi sembra di vedere. Dove? Non lo so Oh, usare magari questo. una di quelle con le frecce, con le quattro frecce, qualcosa del genere. No, questo muove la roba. Ma quindi il terzo segmento è uguale al primo, è lo stesso file? È lo stesso file, ma è lo stesso file più avanti. Cioè, questo è tutto un file che viene interrotto, no? Chiaro? Sì, certo, Allora. tipo, il primo segmento inizia al primo secondo, il secondo segmento, cioè il E secondo segmento ecco, sempre del primo al terzo. i tempi li scegliete voi. Naturalmente il problema è che questo bisognerebbe farlo, ecco, forse se non uso le linee rette viene più facile. Dove, qual è rosa era questo? Mannaggia. Era questo, boh. Allora, insomma, in poche parole, diventa sempre più corto quello rosa. Si sostituiscono man mano che avanza. E quell'altro diventa sempre più lungo. Quindi Quando suona uno, non sì, suona l'altro. allora naturalmente adesso questo disegno ve l'ho fatto piuttosto male, ma lo potete, no? Lo potete Quindi uno è capire. sovrapposto. No, non è sovrapposto, non si sovrappongono. Cioè, si alternano proprio di netto. Si alternano, beh, di netto non ci devono essere click, quindi il di netto vedete voi. Ok? Adesso di questi ne voglio molti di più, le alternanze devono essere molto di più, ok? Fino a che si passi da un suono all'altro, ok? Ma ovviamente, cioè, non deve ricominciare ogni volta, mi riattacca. No, 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 no. no. Allora Infatti si può dovrebbe. usare Sondin. Perché no? C'ha lo Perché skip, Sondin fatto. riparte sempre dall'inizio. No, non è Gli puoi vero. C'ha lo dare skip. proprio lo start, no? Sì, gli puoi dare lo skip. Vabbè, quindi insomma, ok, avete capito. Ok. Se volete, vi dico anche. Ok, questo adesso faccio l'ultimo. Ne avessi beccato uno dei colori del rosa uguale. Ok, però queste alternanze. Adesso riscriviamo in nero, viva Dio. Tac, tac, tac. Queste alternanze sono molte, ok? Alternare molto, cioè non è che ne fate solo 5, fate che all'inizio c'è una fettina piccolissima. No? Poi dopo un po' ce n'è un'altra, eccetera, eccetera, cioè sono tante, ok? Solo che si incrociano tra loro e alla fine si passa da un suono a un altro. Questa cosa qua la potete ripetere più volte, per esempio passare da un suono a un altro,
no? Ripetere ad lib e poi potete provare a fare cose a 3-4 suoni, ok? Anche con più suoni. E quindi però tutto questo è sempre passando per Python. Certo, dovrete scrivere un programma in Python che vi fa fare la partitura per fare questa cosa. Se volete scrivere in un altro linguaggio, fatelo in un altro linguaggio. Non importa, il linguaggio qui è quello che abbiamo scelto. Non è... E uno potrebbe farlo pure direttamente su C-Sound. Certo, scrivendovelo a manina, tanti auguri. Vabbè, scrivi tutto lo score a mano. Sì, lo score a mano certo che si può scrivere. Però io qui per esempio, qua c'è una funzione esponenziale della durata. La durata si diminuisce esponenzialmente, quell'altra aumenta esponenzialmente, si incrociano. Mm-hmm. Okay, ci sono un miliardo di calcoli da fare qua. Se ve li volete fare tutti a mano, certo, una volta si faceva così, quando non c'era Python, quando non c'erano i computer. Ok? Scusi, io non ho capito, però all'interno di questi blocchi grossi, le frequenze esattamente cosa simboleggiano? No, questi sono suoni concreti, quindi per me il fatto che si trovano qua sullo spettro delle frequenze oppure da altre parti è assolutamente casuale. Dipende, basta che c'è l'alternanza delle due. Scegliete tutti i suoni diversi, così facciamo esperimenti diversi di ascolto. Ok. Capito? Sì, pensavo le frequenze ci avessero qualche significato, invece a questo punto di vista non ce l'hanno. Questi sono suoni concreti, quindi prendete quello che vi pare. Ok. Okay. E facciamo un crossfade, come dice lei, di tipo fatto taglio in call esponenziale. Sì, appunto vi consiglio di non farlo a mano, perché farlo a mano significa farsi un sacco di calcoli, comunque a mano, no? Vabbè, papà, non ci invece... vuole molto di meno no, col Python. No, ma poi l'esercizio è proprio questo, insegnarvi a usare dei linguaggi di programmazione, eccetera, eccetera. Questo al limite potrebbe non essere fatto nemmeno come si dice, con C-Sound, potrebbe essere fatto dal vivo con degli strumenti musicali, capite? Cioè, da questo si potrebbe trarre una partitura. Infatti, la prossima volta è quello che vedremo come si fa a fare. Ok? È chiaro il concetto? Sì. Però adesso, per il momento, io voglio solo questo. E anche con più suoni concreti diversi. Ma nel senso lo stesso esperimento con suoni concreti diversi, ma non all'interno allora, della stessa questo, transizione. Allora, questo dovete fare... 4. Sì, no, quello che voglio dire è che dovete fare una cosa di un paio di minuti, almeno. Almeno un paio di minuti. Questo che cosa significa? Significa che non è che fate una sola cosa e basta, ok? Ne fate un bel po', fate delle variazioni sul tema, no? Però no, pure sperimenta con frequenze lontane, vicine, cioè nel senso suoni... Certo, no, devono essere tutti suoni concreti, però potete... Sì, nel senso di... In maniera che siano molto molto diversi fra loro, oppure molto molto simili, mm-hmm. Sì, sì. Ok? E all'interno di un frammento di un paio di minuti, che non chiamerei ancora una composizione, perché questo è un esercizio, ok?
fate delle variazioni sul tema, cioè vedete tutte le cose che si possono fare con questa cosa qua, scrivendovi il programma per farlo e facendo, come vi ho spiegato adesso, usando i metadati, no? Un file di metadati per organizzare la composizione, diciamo l'esercizio in sé. Ma una domanda. Sì. All'interno degli slot ci deve essere uno strumento? Cioè, in, per esempio, nella prima casella... Un suono concreto. Scusi, un suono concreto, invece nella seconda un altro diverso. Diverso. Nella terza è sempre il primo. Adesso sono dei colori diversi. Ma, però, quello che, per esempio, voi dovete capire che quello che diceva Francesco non va bene, non dovete ripartire sempre dall'inizio. Perché altrimenti non riuscite a fare un crossfade. Ok? Da dove si è interrotto l'ultima volta? Più il pezzo di aggiunta dell'altro suono? Sì, o più, oppure, o forse non più. Oppure che, no. Tipo, quello che non capisco continuare perché, a riprodursi solo che... Aspetta, una alla volta. Scusa. Vai, Francesco. No, ti voleva fare o che riprende da dove si è interrotto, oppure che mentre suona l'altro è come se stesse andando però a volume zero, quindi parte da un'altra. Sì, quello io stavo a dire. Sì. O riattacca proprio dove si è interrotto. Sì, questo decidete voi, è dato a vostra discrezione. Poi io volevo fare un'altra... un po' chiedi, più tecnica... Chiedi. Cioè su Python, sì. Se è possibile, tipo se fare un array puoi leggerlo al contrario, o bisogna fare proprio due array diversi? No, reverse. Ah. C'è il metodo reverse degli array. Così, mezzo. Io non ho capito in che senso, cioè nel senso questo suono che noi andiamo a prendere e con il quale dobbiamo fare un tema. Non sto capendo come... Cioè, esempio, se è un suono che dura 3 secondi. Te ne vivi uno più lungo, no? No, fai fare la domanda. Sì? Nel senso che fai... cioè, lo facciamo ripetere nel tempo, però facendogli delle variazioni, dei cambiamenti. Cioè, questo non sto capendo, nel senso... No. Allora, se è un suono che dura 3 secondi... 3 secondi è tantissimo per un suono, by the way. Perché 3 secondi è pa, cioè non è che non dura niente, sono tanti. Comunque il problema non è quello, è all'interno di quei 3 secondi tu lo incroci con un altro che durerà n secondi, ok? E quello che succede è che avete nell'incrocio dentro quei 3 secondi lui si incrocia con un altro che fa la conclusione. Magari noi non ci arriviamo così, cioè, come? E poi come ci arrivi a 2 minuti? Ne fate un altro e poi un altro e poi un altro ancora e poi fate prima uno con l'altro. Altri suoni, cioè... Ma non ho capito un esempio pratico proprio a livello di suono, tipo esempio un campione, no? All'interno di come... Allora, porca miseria, regà, ma siete de goccio. Allora, non sto capendo proprio il... Prendiamo un... Naturalmente dovete fare delle riflessioni, per esempio se prendete dei suoni percussivi che durano 250 millisecondi, all'interno, fare una transizione all'interno di quei 250 millisecondi potrebbe essere difficile, potrebbe essere una cosa virtuosa, no? Però per esempio incrociare un suono che dura poco con un suono che dura molto, forse potrebbe... è una possibilità. Allora, mettiamo conto, prendiamo il suono di un tamburo, no? Però potrebbe essere il suono di un tamburo con
un frammento della vostra canzone del vostro gruppo metallaro preferito. No? Allora, decidete che il frammento è dura, non tutta la canzone, ovviamente. Oppure, no, potreste prendere due canzoni e fare il crossfade tra le due canzoni, no? Prendendole come fenomeno concreto. Ok? Cioè, prendete una registrazione qualsiasi, andate su Freesound e scaricate quello che vi pare. Ok? Oppure... Quello che non ho capito. Cioè, esempio, se ci abbiamo... Ha detto lei, prendiamo una canzone, no? Esempio, dura tipo, che so, 5 minuti, ok? Sì. Magari facciamo che da il... quello, insomma, rosa sarebbe questa canzone, e poi magari ci inseriamo un suono che fa, che è quello in mezzo, sarebbe quello verde. Sì. Che facciamo che, per esempio, la canzone magari dura, che so, tipo 5 secondi, e poi verso nei 5 secondi inizia a esserci il crossfade e parte quell'altro suono. Sì. E poi però quando quell'altro suono finisce riparte quella canzone da i 10 secondi, oppure come se fosse andato avanti. Beh, quello è un evento in sé. No, questo dipende da voi. Cioè potreste fare che appunto questo esercizio è un esercizio di finestre su una certa canzone. No? E non è la cosa più interessante da fare, ma indubbiamente si può fare. Ok? E per esempio potrebbe essere che si alterna con qualcosa di molto diverso, cioè non un'altra canzone, ma un altro suono concreto. Lo possiamo provare a impostare adesso? No. No, lo fate da voi. Anche perché a me fa piacere che voi lavoriate insieme, mi va benissimo. L'idea è che va bene, lo strumento, diciamo, che fa questa roba mi va bene, però mi piacerebbe che per esempio i metadati fossero diversi per ciascuno. A ciascuno fa delle cose diverse secondo il suo modo di sentire. Capite? Anche perché all'esame io vorrei sentire quattro cose diverse. Non tutti la stessa cosa. Capito quello che voglio dire? Mm-hmm. Dai, ce la potete fare. Io penso che ce la potete fare. Ci sono altre domande sul compito? I metadati, lei ha detto che dobbiamo sostanzialmente inventarci noi una sintassi, giusto? Sì. Però io stavo pensando... Perché i metadati dipendono da quello che fate, da quello che decidete di fare. Vedete, il problema che abbiamo in questo corso è che io vi devo insegnare a pensare con la vostra testa, che è una cosa molto difficile da fare. Non è banalissimo, no? E vi devo insegnare a pensare anche molto liberamente. Di solito quello che succede è che si insegnano a usare degli strumenti, ma che questi strumenti condizionano il modo di pensare. Allora, io non insegno in questo modo. Capite? Il mio obiettivo è insegnarvi a usare gli strumenti, ma perché vi consentano di pensare liberamente con la vostra testa per poi creare. E la creazione dovete... Allora, pensate che, per esempio, il compito d'esame sarà più difficile di questo,
Perché io qua vi sto dicendo, dovete fare questo, questo, questo e questo. Nel compito d'esame... Decidiamo noi cosa fare. Non vi dirò niente. Voi dovete fare qualcosa che abbia un senso musicale. Capito? E questo è difficile da fare. Io non so mica se ce la facciamo, però ci proviamo. Ma quindi tornando a sti metadati, no? Sì. Cioè, in concreto, io non ho ben capito esattamente manco io. Cosa sono né che ci dobbiamo fare. Allora, nel senso, ho capito tutto questo qua del fatto di utilizzare due... Allora, guarda, vi faccio vedere che cosa sono i metadati. Intanto salvo questo e ridò la palla a Filippo, perché lui ce l'ha già i metadati. Allora, questo era compito per... Dove scegliamo questi metadati? Dove li ho messi? Te lo faccio vedere io dove li hai messi. L'8, 8 più 7 quanto fa? 15. 20, 20, 0, 5, 15. PNG. Ok. Adesso ti... Riprendi il compito che hai fatto tu. Aspetta un attimo che io nel frattempo MV compito, ok, lo mettiamo qua dentro, ok. Allora, guardate quali sono i metadati. I metadati sono alla riga 162 gli argomenti di inizializzazione dell'oggetto triangolo. Alla riga 167 sono tutti sparpagliati qui, i metadati. Sono quei numeri che voi avete cucito dentro il programma e che servono per fare le varie cose. Okay. No? Adesso io voglio che separiate i metadati dal programma per il semplice motivo che adesso voi qua ne avete fatti tre di queste cose qua, ma una composizione potrebbe avercene 5.000 facilmente di questi oggetti qua che sono a loro volta macro oggetti che producono migliaia di altre cose. Cioè la musica è più complicata di solo pim pum pam. No? Chiaro? Quindi dovete abituarvi all'idea, potrebbero esserci dei metadati di metadati a loro volta, cioè che creano dei metadati, i quali a loro volta creano degli altri, che creano poi alla fine i dati finali, che sono quelli di C-Sound, che, cioè questo meccanismo lo potete estendere quanto vi pare. Qui, in questo primo esercizio che avete fatto, semplicemente vi facevo vedere che se per esempio create delle strutture che generano degli eventi basati su distribuzioni statistiche limitate, eccetera, eccetera, beh, sentite che, vabbè, non abbiamo fatto niente, però già la cosa comincia ad avere un interesse musicale. Ok? In realtà, su questa cosa potremmo elaborare quanto ci pare. Cioè, per esempio, sì, non voglio avere le note così a casaccio all'interno di un certo range, però voglio solo quelle che rispettano certe regole. Per esempio, fanno parte solo della scala temperata. Orribile, ma potrebbe essere una regola, no? Oppure che siano, dividano tutto quello spazio, lo quantizzino, però magari non con il temperamento equabile, ma con un'altra distribuzione. Che questa distribuzione cambi nel tempo. Allora lì c'è un altro metadato, che è il come deve funzionare. Capite quello che voglio dire? Quindi i metadati sono tipo gli input che noi scegliamo di dare. Sono gli input. Sono gli input che servono al vostro programma per funzionare. Il problema è che vorrei calcolare separatamente, cioè avere i dati, cioè i metadati, separati dal programma.
Capite? Perché, i metadati sono la parte compositiva. Cioè, voi con questa cosa che avete fatto potreste fare quattro composizioni completamente diverse, ma proprio completamente, a seconda di come organizzate le cose. Mi scusi, per l'esercizio... Ah, scusi. No, dimmi. Stavo pensando, per l'esercizio, per esempio, in questione, no? Un metadato potrebbe essere tipo transizione, file 1, file... Cioè, allora, noi qua, per esempio, avevamo fatto un esempio di quello che potrebbe essere un metadato, cioè sì, un'istanza, e di conseguenza all'interno ci saranno le varie cose. Però questa istanza di fatto di per sé già è un macro metadato, diciamo. Qua, quando noi magari... No, questa istanza è un metadato. È un metadato, ne contiene, sì. Ne contiene... Allora, per esempio, le transizioni possono essere fatte di tanti tipi. Io quella ve l'ho disegnata e potrebbe essere una transizione lineare, no? Sì. Cioè si passa linearmente dall'uno all'altro, alternandoli con una certa regola. La regola la scegliete voi, va bene? Però ci potrebbero essere regole diverse. Potrebbe esserci una transizione esponenziale, cioè perché una cosa comincia con una distanza una distanza più ampia, poi man mano si stringe, no? È come se implodesse nel suono, no? Fa tac, 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 così, no? L'altra potrebbe essere tac, 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 tac. Capite? Sì. E così Ok. Quindi appunto, poi... un esempio, soltanto un esempio faccio per capire. Un metadato potrebbe essere tipo transizione esponenziale, attacco, fine... Sì. Suono concreto 1 o concreto 2? Per esempio. Sì. Poi ci sono altri mille modi di poterlo scrivere. Sì, però per esempio farei in modo che i suoni, se metti suono concreto 1, suono concreto 2, usa solo quei due suoni, altrimenti se ne aggiungi un altro ne usa 3, se ne aggiungi un altro ne usa 4 e così via. Vabbè, questa è la gestione compositiva dei metadati, no? Che spetta a ognuno di noi. Sì. Ma quindi lei ha detto che non è il caso di vedere come impostarlo questo qualche cosa, sinceramente non saprei come partire ad impostare una cosa del genere. Poi il discorso non è che cosa, ma come si scrive. E la scelta dei metadati se oppure fa, cioè magari ognuno di noi già ce l'ha in mente magari, però è proprio il problema di impostare il tutto, almeno per quanto mi riguarda. Volevo fare un'altra cosa, ma sì. Allora, facciamo così. Gli oggetti sono più o meno quelli. Fanno cose diverse, ovviamente. Ok? Però vi faccio vedere... Cioè, qual è il vostro problema? La lettura dei metadati? Devo impostare... Scrivere. Il tutto, cioè... No, non penso che sia la lettura, prof. Penso che sia più la parte di transizione tra Python e C-Sound. Allora, come fare l'orchestra? L'orchestra la sapete fare, no? No, non... Come fare, appunto, come fare sostanzialmente il manoscritto.txt? Che cos'è il manoscritto.txt? Cioè, no, infatti il mio era un esempio. La generazione dell'orchestra, dici? O della partitura? No, dello score. La generazione dello score. Che io non intendo tutto quanto, non intendo tutto il programma. Intendo, cioè, cosa ci aspettiamo di vedere sullo score? Come deve essere fatto? Cioè, cosa ci aspettiamo di vedere? Voglio dire, vi dico una cosa, sinceramente. Siete benissimo in grado di immaginarvelo. È solo che in questo momento avete proprio un blocco... Cioè, volete che io vi faccia la pappa? Non ve la faccio. Cioè, dovete pensare.
dovete ragionare e pensare. Dice, non sai da dove partire. Certo, questa è la mia condizione sempre quando comincio a scrivere. Non so da dove partire, però ci penso un attimo e poi la trovo. Allora, adesso vi aiuto, però, allora, facciamo una riga di C-Sound, scrivila tra i commenti, no? Facciamo una riga esemplificativa, così vediamo intanto quello che deve scrivere il programma. Sì, scrivila come un commento. Mi stavo chiedendo, ma questo esercizio è staccato dall'esercizio sui triangoli? Sì, assolutamente, è un'altra roba. Okay. Ne faremo sempre diversi, ragazzi, non è che cioè, famo sempre la stessa cosa. Vi serviranno comunque degli oggetti per fare sta roba, quindi che possiate riutilizzare parte della, diciamo, dei concetti, no? Allora, abbiamo fatto un esempio di metadato, va bene? L'oggetto, gli oggetti saranno l'oggetto transizione esponenziale, transizione lineare, transizione sinusoidale. Potete pensarlo, ok. No, non è scott.txt, è sco.score, ragazzo. È il punto, ok. Adesso, la partitura, come può essere fatta? Può essere fatta così. Cioè, questo è il punto d'arrivo finale. Questa è una delle milioni di righe della partitura. Scriviamone una. I1, vabbè, poi il numero è un numero qualsiasi. I1, ci metto dei numeri qualsiasi dentro. 0.27, no? 0.015 3, questo è il suono 3. E poi ci vuole uno skip time 0.75. Oh, e se vogliamo ci mettiamo anche un'ampiezza perché potrebbe essere utile, meno 6. Ah, in DB. Sì, usate DB, imparate a usare DB. 0.27 0.015 sono start e durata, no? Start e durata. Poi 3 il numero del suono. Cioè tipo il suono numero 3. Sì, perché se guardate il manuale di C-Sound, se usate un suono che si chiama soundin.3, poi dentro la partitura potete metterci 3 e lui sa che cosa, dove andarlo a cercare. Ok. Ok, quindi avete il numero del suono, lo skip time e l'ampiezza. Non sto dicendo che questi sono gli unici parametri, però che già con questo si dovrebbe poter fare. Adesso non lo faccio io il compito, lo fate voi. No, ma fino a cioè, questo in realtà non è che non fosse chiaro. Cioè questo qua è come scegliere i metadati, nel senso io scelgo questi parametri. Questi non sono metadati, attenzione, questi sono proprio dati. Questi sono il punto d'arrivo del vostro programma. Deve scrivere una roba di questo tipo. Ok? Sì. Questo, allora, Gabriele, è quello che dicevi, questo è Gabriele, quello che dicevi tu prima. Cioè, non ce lo possiamo scrivere a mano. Ecco, potresti. Sound, no? Potresti, ma non è quello che... Sono milioni di righe in cui tu devi osservare una coerenza. Ah. Capite quello che voglio dire? Sì, vabbè, si dovrebbero fare tutti i calcoli veramente delle decisioni certo. Che vengono prese. Quindi tanto vale farglielo fare a lui, che dici? Io il farglielo fare a lui che mi manca. Ma questo è quello che avete già fatto. Cioè, come questo qua dei triangoli uguale... Puoi guardare la partitura realizzata dal programma che avevate fatto?
Allora, questi non sono metadati, questi sono dati, no? Mm-hmm. Uno di questi dati ha una sua logica, nel senso che sono realizzati seguendo certe regole, non sono, sembrano dati completamente a caso, però se poi vai a guardare lo spettro dici, oh to, guarda, si comportano in questo modo. Se li ascolti, dici, utto, guarda, si comportano in questo modo. Mm-hmm. Ok? Sì. Per cui è chiaro che derivano da un calcolo. Ok. Questo è quello, questa è composizione musicale elettroacustica, ve lo ricordo. Cioè, in questo è un modo di fare composizione musicale elettroacustica, non è il solo, ok? Però è sicuramente un modo e vi posso assicurare che di tutti quelli che conosco è quello più potente. Cioè, è quello più potente, è quello che vi permette di fare una grande classe di composizioni. Mm-hmm. Perché non vi dice nulla su quello che dovete per forza fare. Per esempio, se noi facessimo composizioni soltanto per live electronics, no? Avremmo già delle restrizioni. Cioè, per esempio, live electronics si fa in tempo reale, quindi entra il problema del tempo reale che condiziona, no? Per esempio, una condizione è che se non c'è il suono dello strumento dal vivo, non avete elaborazione elettronica. Quindi l'elaborazione elettronica è per forza in coda allo strumento dal vivo. Ok? Uh-huh. Questa è una... lo faremo i pezzi di live electronics, quindi voglio dire, dovrete affrontare questa cosa, no? Questo impianto qui è estremamente più libero, però qual è la limitazione? La limitazione è che non c'è un... Non sono pezzi per altoparlanti, uh-huh. No? Nulla vi vieta di collegarci sopra e di produrre e generare nello stesso modo un video di questa roba qua, no? Per unirlo. È una cosa che io detesto, ma spesso si fa, no? Cioè, con lo stesso, perché lo detesto? Perché la musica deve parlare da sola. Cioè, io non tollero che... siccome la musica non parla, allora ci metti sopra un video, così forse il video parla. Ma queste sono scelte estetiche, non sono scelte, cioè, voi potreste benissimo fare... Non dovete fare quello che io penso che sia interessante. Voi dovete fare quello che pensate voi che sia interessante, però lo dovete saper fare. Ah, sì, penso che in altri modi l'abbia detto anche il professor Bracci, in realtà, questa cosa così che sta dicendo lei. La musica importante, seria, è quella che parla da sola. Non ha bisogno di spiegazioni, no? Ascoltate Mozart, ascoltate Shostakovich, ascoltate chi ve pare, non c'è bisogno che... Poi naturalmente è chiaro che se uno spiega delle cose oppure analizza un pezzo per uno studente di composizione, eccetera, eccetera, può essere molto importante, ma la musica deve parlare innanzitutto da sola. Non vi pare? Beh, questo è un mio punto di vista, non è... potrebbe non essere condivisibile. Per esempio Strauss dice, no, io scrivo poemi sinfonici, non scrivo musica astratta, scrivo musica che racconta qualcosa. Sì, pardonami. Scusa, non ho capito. Sì, no, mi sta venendo pure in mente l'esempio. No. Internet sta andando malissimo, ti sentiamo malissimo. Non ti sentiamo più.
Sempre peggio. Ma che c'è? La tempesta elettromagnetica? Che problema c'è? Non capisco. Ma è uscito. Sono rientrato così, credo. Sì. Io stavo dicendo, se non sbaglio, l'uccello di fuoco di Stravinsky era pensato per essere accompagnato da balletto. Una proiezione. Non so se hanno fatto persino una proiezione di colori e non so quale rappresentazione che lui, se non sbaglio, aveva associato a delle frequenze, dei colori, delle cose così. Allora mi era venuto in mente. Perché... è una storia vecchia come il cuco, anche Scriabin faceva queste cose qua. Va bene, il punto è che poi sulla musica di X piuttosto che Y, l'uccello di fuoco di Stravinsky è un balletto. Quindi aveva già un'immagine associata, una certo. Coreografia. Stravinsky, tutte le prime composizioni di Stravinsky erano tutti balletti, perché aveva come committente fondamentale Diaghilev, che era uno che aveva la vista lunga e sapeva scegliere tra i compositori quelli che gli interessavano, e sono tutti balletti. Ok? Però questo non significa che se tu ascolti l'uccello di fuoco da solo in concerto dici no, se non c'è il balletto non lo posso sentire, perché non si regge in piedi, si regge benissimo in piedi. Ma da questo punto capisco in effetti che alcuni pezzi, soprattutto di musica di adesso contemporanea elettronica, senza il video sono abbastanza ridondanti, o comunque non so, non diventano complete come quando guardi il video. Io recentemente ho visto una proiezione audiovisiva, uno spettacolo di uno, però i suoni erano molto, cioè non erano molto musicali, diciamo che funzionavano bene col video. Di chi stiamo parlando, scusate, perché se non è un il nome, prodotto di musica di consumo, è un prodotto, no, non è consumo, cioè... chi è? Kurokawa si chiama. Come? Ryuichi Kurokawa. Pare che il nome fosse Ryuichi. Vabbè. Non conosco. Sì, Ryuichi Kurokawa. È un artista audiovisivo, fa queste composizioni. Ho visto in un teatro. Cioè, era settato in un teatro il tutto, quindi era incentrato. Allora. Video, però senza il video non è che si reggesse molto in piedi musicalmente, cioè ascoltato ecco, senza il video non questo era. È un po' il problema. Il problema è che se pigliamo la musica seriamente, almeno questo è il mio punto di vista, vi ripeto, è un punto di vista, non è detto che lo condividiate, eccetera eccetera, ma per me la musica ha da parlare da sola, poi dopo può parlare con tante altre cose, ma inizialmente che come prima cosa la musica deve parlare da sola, ok? E può farlo sempre che il contenuto musicale sia adeguato, no? Ah, per quanto mi ricordo, cioè, può essere interessante il discorso visivo, cioè l'aiuto visivo, forse solamente dopo che il pezzo è stato scritto, che è completo e che già parla da solo, e magari... cioè si può certo, usare un altro tipo di suggestione certo, ma guardate, ci sono dei casi straordinari anche al contrario. Prokofiev scrisse per Eisenstein la colonna sonora di Alexander Nevsky e lo scrisse come una cantata in realtà, ed era talmente bella questa colonna sonora, talmente che in realtà si reggeva benissimo da solo. Prokofiev la riscrisse come cantata separata da eseguire in concerto, naturalmente tagliando una serie di parti che erano solo funzionali al film e non al pezzo in sé, e dopodiché questo pezzo, mentre il film di Eisenstein
io non l'ho mai visto, non so se l'avete mai visto voi, l'Alexander Nevsky di Eisenstein. No, non mi è mai capitato. No. Ecco, la cantata opera 78A di Prokofiev è conosciutissima come pezzo da concerto, viene fatto in concerto. No? È un caso eccezionale, cioè non succede tutti i giorni. Però, per esempio, abbiamo il nostro eroe nazionale Ennio Morricone che fa i concerti delle sue musiche da film, perché si vede che evidentemente quella musica si regge in piedi da sola, va bene farla in concerto. È vero che secondo me è quel tipo di cose è indirizzato a un pubblico che ha visto i film di Sergio Leone, che ha visto i film di XYZ e si ricorda, scusate un attimo. Ragazzi, scusate, ma per quanto riguarda i compiti del civico, che cosa hai fatto del seminario? I compiti di... Non mi pare che abbia lasciato... Non so, non mi ricordo adesso... Cioè, abbiamo finito... Aspetta un secondo, finito forma geometrica, ha detto com'era, qua ci stanno tutte le forme, no, il quadrato, il triangolo, ha detto di disegnarle, com'è che era, sì, di disegnarle con ASCII. Capito, sì. Forse ho capito. Va bene. Però io non so minimamente come farlo. Infatti, magari dopo. Beh, le righe verticali, c'è un carattere ASCII che è il pipe, che fa la riga verticale. Le righe orizzontali le potete fare con i trattini, no? Vabbè, io non volevo ritornare sulla lezione di prima, era soltanto per sapere. Va bene. Ci sono altre domande riguardo al compito, perché sennò passerei alla parte musicale, che sono già le 12:30:35. No, vabbè, poi tanto penso che faremo sempre il solito brainstorming per capire un attimo come impostarlo, poi ce lo sviluppiamo singolarmente. No, ma per me, allora, la parte software, cioè la parte di scrittura, se vi piace, se vi sembra meglio, però non voglio che faccia tutto Filippo, perché io a voi vi conosco. Io per quello dicevo, poi se lo sviluppo da solo, cioè magari cerchiamo di insieme. Il problema è che dovete creare, per esempio, io come lo farei? Creerei un oggetto base transizione, no? Che fa la transizione tra due o più suoni. Però se è troppo complicato farlo tra più suoni, decidete voi farlo tra due. Dopodiché, questo oggetto deve avere, come sempre, un metodo genera, o generate, o quello che vi pare, no? In base a quello che deve fare. Che cosa deve fare questo metodo? Deve prendere i suoni. Di questi suoni deve conoscere tutto, deve sapere quanto durano, no? Cioè, deve conoscere tutto, deve conoscere i dati fondamentali, no? Uh-huh. E deve decidere di fare le transizioni in base a come sono costruiti i suoni. Cioè, se per esempio gli capita un suono, però io non voglio, per esempio... Ecco, una cosa che potete fare è cercare se esiste una libreria, che sicuramente esiste, già fatta, che legga i suoni in un qualche formato, in MP3, piuttosto, li legga in maniera che vi sappia dire questo suono dura tot.
senza che voi andiate a guardare ma quanto dura sto suono, perché tutte queste cose dovete pensare. Se ci avete due suoni è un conto, se ce ne avete mille è un altro. Allora, siccome tipicamente un pezzo ha bisogno più di mille suoni che di due suoni, no? Dovete pensare in grande, dovete pensare che più avete automatizzate i processi e meglio è. Ok? Quindi una volta che per esempio sapete le durate dei suoni, potete decidere come fare la transizione. Cioè, per esempio, diciamo che un suono, il primo suono dura 1 e il secondo dura 2, no? La transizione deve avvenire dentro il primo secondo. Ok? O se viceversa, il primo suono dura 2, il secondo dura, potete decidere di fare l'offset della transizione in un altro modo, in maniera che comunque concludete col secondo suono. Capite? Questo dipende da come lo volete fare. Ok? Mm-hmm. E dovete ragionare in termini musicali. Termini musicali significa questo. Ma se io ho due suoni che durano, appunto, hanno durate diverse, ovviamente, come gestisco questa cosa? Decidete voi. Ok? L'importante è che facciate il compito come ve l'ho dato io, perché è chiaro che potremmo decidere la qualunque, e in effetti per l'esame potrete decidere la qualunque, ma dovete, prima di fare una cosa del genere, dovete capire che ci sono delle decisioni che sono più musicali e delle decisioni che sono meno musicali. Dove per più musicali o meno musicali... è una cosa che decidete voi. Capite? Sì. Io mi rendo conto che questa cosa è molto difficile, ma non è che stiamo a pettinare le bambole qua. Cioè, la difficoltà consiste proprio in questo, nel fatto che tenete conto che la difficoltà è molto maggiore di così. Perché nel comporre, voi siete totalmente liberi, ma dovete sentirvi totalmente liberi, e la libertà viene soltanto dalla conoscenza, dal fatto che controllate le cose che fate. Non è che dite, ah sì, ho scelto questo perché ho sentito e mi piace. Mi piace, a me non mi basta. Ok? Non è che non mi basta perché non basta in generale, non mi basta in un percorso didattico. Tu mi devi spiegare perché mi piace. Capito? Qual è l'idea che ci sta dietro, no? E spesso e volentieri, questo io me lo ritrovo con studenti che stanno anche al biennio, non sono in grado di spiegare perché hanno fatto certe scelte piuttosto che altre. Ma questa è una coscienza che dal punto di vista compositivo bisogna acquisire. Capite? Quindi in realtà vi sto facilitando in questo momento vi sto facilitando il compito dicendo non è che potete fare la qualunque, dovete fare questo e questo. La cosa come è fatta l'ho scelta in maniera totalmente arbitraria, ok? Però anche lì è scelta in maniera totalmente arbitraria, però se volete vi spiego il perché le cose è fatta in questo modo piuttosto che in un altro, no? Mm-hmm. Se volete possiamo parlare del perché. Prima abbiamo lavorato con suoni sintetici che hanno un certo tipo di problematiche, no? Per esempio, come decidere le frequenze, problematiche che abbiamo affrontato molto limitatamente, però l'abbiamo affrontato. Adesso vorrei occuparmi di cose che invece sono concrete, in cui dovete decidere altre tipologie di cose, per esempio quali suoni scegliere. Quando abbiamo parlato con Giulio, dice, puoi prendere un frammento di canzone,
Quello è una possibilità. Puoi prendere il suono del tram, puoi prendere l'ambulanza, puoi prendere un coltello che casca, puoi prendere la campana di Westminster, puoi prendere, capito? E per esempio, quella è una scelta prettamente vostra e musicale. Perché prendi quello e non un'altra cosa? No? Ah, perché quello, per esempio, ha una lunghezza che mi sembra adatta e è un suono che per me è molto espressivo perché mi ricorda quando andavo a messa e facevo il chierichetto, no? Che è una spiegazione un po' così, però se il suono è particolarmente espressivo e me lo ricorda anche a me di quando andavo a messa e facevo il chierichetto, allora le cose cambiano. Capito? Il problema di un prodotto artistico è che un prodotto artistico sublima le vostre singole scelte e le fa diventare scelte di tutti. Questo qualsiasi cosa, cioè un quadro, un testo teatrale, un film, una musica. Qualsiasi cosa deve essere in grado di fare una cosa del genere. Però per essere in grado di fare una cosa del genere è chiaro che sì, poi bisogna anche essere artisti, ma su sta parola artista metterei in questo momento un calmiere, no? E dico, vabbè, poi vediamo. Intanto impariamo a farle le cose. Ok? Però la cosa importante che vi voglio... Che voglio riuscire a portare in fondo con voi è avere gli strumenti necessari per ragionare liberamente. Cioè, per esempio, questo compito qui, no? Voi potreste farlo anche senza C-Sound. Prendete un editor, sicuramente sapete usare un editor di suoni, no? Vi mettete lì e tagliuzzate e fate la stessa cosa. Sarebbe molto più facile, cioè, rispetto a... Però cioè, lei non è questo che vuole, no? Ah sì? Vabbè, ti sembra più facile? Fallo. Fallo. Rispetto però, a quello che dell'interruzione però, graduale, della tendenza... Prova a fare in entrambi i modi. Prova a farlo in entrambi i modi. Cioè, fai con un software che lo fa e poi lo fai a manina, tagliuzzando suoni. Vedrai che c'è una differenza tra le due cose. La differenza è che è talmente faticoso farlo a manina che in realtà non lo fai. E poi è talmente faticoso da una parte, è talmente error prone. Facendolo con del software, tu ti puoi permettere di fare qualsiasi transizione come vuoi. Vuoi metterci 10.000 passi per fare la transizione, cioè 10.000 frammentini che passano da uno all'altro? Lo fai, perché lo fa il software. No, ma vedete, il problema è un problema rigorosamente strumentale. Se tu hai gli strumenti adatti, sei libero, altrimenti non lo sei. È chiaro il concetto? E gli strumenti... Però devi conoscere gli strumenti. Ma sono strumenti concettuali, non sono strumenti... Nel senso, per trasporre il pensiero o il concetto, o comunque il desiderio che si vuole... Tu devi saper usare un linguaggio di programmazione. Devi sapere utilizzare un linguaggio di programmazione, però questo linguaggio di programmazione, per esempio, deve essere un linguaggio generico, non ti deve, per esempio, C-Sound non va bene, perché C-Sound è molto più vicino all'editor di suoni piuttosto che a un linguaggio di programmazione generico. Capite? Sì. Sì. Quindi il C-Sound non vi libera veramente.
È vero che con C-Sound, perché, ok, quale potrebbe essere l'altra cosa? Che mettete i campioni tutti uno dietro l'altro, a manina. Tanto sono numeri, è una sequenza di numeri, scrivete. Che non si potrebbe fare musica così? È chiaro così, che... In base alla funzione di poterlo fare. Nel senso, non è che è il pensiero tu che hai pensato, mo li metto tutti in colonna così uno dietro l'altro. Appunto, il problema è che non si pensa in questo modo qua, non è che pensi i campioni individualmente, li pensi in termini di regole che li generano, no? Ok, ci abbiamo altro da dire su questo, se no si sta facendo tardi, vorrei lavorare sul pezzo che avevamo, che c'eravamo... Una domanda sola, queste lezioni poi le possiamo ritrovare, cioè lei li sta caricando comunque tutte su YouTube, no? Sì, sì. Ci sono tutte. Perfetto. No, ci sono tutte, ci sono le ultime due. Vabbè, senso quelle che abbiamo fatto gli esercizi. Quelle che abbiamo registrato. Un po'... Sì, sì, okay. Sono tutte. Tra l'altro hanno una quantità di visualizzazioni veramente impressionante. Tre... Iniziamo a metterci... immaginavo. Sette a mettere a monetizzazione sui video, sulle visualizzazioni. No, c'hanno le parolacce. No, non ci sono. Quello dice non si stanno a vedere. Non ci sono le parolacce. Sotto non è perché vedere. Giulio ha tutti i vestiti, per questo non ci abbiamo le visualizzazioni. C'è i capezzoli sono bannabili. Sì. Forse hanno visto i primi video con gli sfondi di Giulio. Sì, anche dei uomini. Quando c'è stata Salvini. No, ma non hanno detto niente per il momento. Siamo abbastanza free. Dobbiamo fare le storie di Instagram. Andate a vedere il video, link in bio. Dai ragazzi, voglio... Sì, sì, ma mettete roba su Instagram. Fate i link per me. Cioè, se li guarda pure qualcun altro. Non sono brutte queste lezioni. Le trovo belle, non so voi, ma sì, noi li viviamo poi. Non le trovo brutte. Siamo a Schoenberg. Siete passiamo a Schoenberg? No, dico lei dice. Sì. Passiamo. Ok. Mi sfondo. Dunque, allora, come volevamo affrontare questa cosa qua? L'avete ascoltato il pezzo? Era il numero 2 dell'opera. 11, sì. Sì, sì, ascoltato. Ascoltato. Pure letto una cosa che aveva mandato Giulio, l'articolo. Su... Aspetta, quale articolo dove che stava? Aveva mandato su WhatsApp in cui si parlava appunto. Ma di parla dei tre pezzi? Esatto. Però parla in realtà soltanto dei primi due, parla, non parla del terzo in realtà. Cioè, oddio, no, non è vero, sì, ne parla. Detto... La mini online, perché io pure... Sì. Allora, sì, ragazzi, io vi volevo fare prima un... Perché mi vorrei riallacciare a quello che stavamo appena dicendo e fare una piccola introduzione, diciamo che inquadri il discorso. Di che cosa significa comporre, che è un discorso che vi potete immaginare non è proprio che si esaurisce in 3 minuti, però lo vorrei provare a fare una sintesi molto molto stringata. Che succede? No, stavo vedendo perché prima non mi funzionava il microfono. Ho paura. Adesso funziona. E vorrei fare una sintesi molto stringata su che cosa significa comporre e dopodiché lo vorrei vedere all'interno, perché io non so se vogliamo fare un giro rapido delle vostre impressioni sul pezzo. Io a dire la verità non ho moltissimo da dire, perciò io nel giro magari il mio turno lo scelgo direttamente. Hai già detto. In realtà comunque cioè, uno se l'ascolta e poi andando a leggere la review, comunque il commento, una sorta di analisi, sei comunque poi
influenzato a dire più o meno quello che hai anche letto nell'analisi, quindi c'è... E cosa hai letto nell'analisi? No, mica hai sbagliato. Nel senso che ci sta sostinazione sull'appoggiarsi su quel ricordo tonale, come diceva pure l'articolo di Flaminio Mafia, là, di quello che ci ha mandato giù. E solamente poi questo appoggiarsi, diciamo, fa leva su questo appoggiarsi per saltare verso la tonalità che comunque scuote un po' il tutto. Ma secondo voi c'è una tonalità? Sapete leggere una tonalità all'interno di quel pezzo? Una tonalità oppure un... Una spazio tonalità. Beh, quell'appoggiarsi sempre su quel accordo rifà. E quello, diciamo, sembra tipo appunto la base di sicurezza o comunque di appoggio, anche magari forse per l'ascoltatore come punto di riferimento per non per dargli appunto una guida, comunque, cioè, un appoggio. Voglio dire, la tonalità significa che c'è una cadenza, che c'è una costruzione progressiva della tonalità sulla quale poi si va a cascare. Mi sembra proprio che... No, in questo senso no, assolutamente. Anzi, cioè, proprio il contrario. Si appoggia sulla tonalità poi per fare leva e lanciarsi sulla atonalità. No, no, ma la tonalità... No, non è tonale questo pezzo. Cioè, se provate a spiegarlo dal punto di vista tonale, non bastano le prime due note. No, infatti dico, quelle là stanno lì, non so, forse per appunto un ricordo, oppure per fare proprio, per rimarcare ancora l'evidenza che si vuole allontanare. Per questo vuol dire che è in re minore sta roba? Cioè, no. Non è in re minore, no? Infatti. Anche perché sotto che cosa c'è? Sotto c'è un La. No, però diciamo che dando molta ripetizione a queste due note gli danno una certa importanza e quindi... Però all'inizio, perché poi dopo la melodia, per esempio, si distanzia completamente. Però poi ogni tanto le riprende sempre le due note... Io volevo evidenziare appunto il fatto che se ne sta andando. Quelle rimangono sempre uguali. E quindi prendono più valore quelle note rispetto alle altre. Sì. Tornando più spesso. Mm-hmm. Sembrano delle note importanti. Forse questo voleva dire Gabriele di tonalità. Io in senso quello là dico, quella sorta di appoggio che fa appunto queste due note. O è che ne so, magari può essere letta in vari modi, magari uno appunto il fatto che vuole sottolineare l'allontanamento da questa sorta di tonalità che crea all'inizio. Che, allora. Come tonalità poi appunto, cioè non c'è sta il discorso della cadenza, dell'evoluzione, di tutto, che sono due note. Appunto. E quindi la tonalità qua non esiste. Allora. Allora, vi condivido il mio schermo, perché io su questa cosa qua, in realtà, siccome è un esempio che uso spesso, c'ho un po' di cose. Lo vedete? Sì. Vedete? Sì, sì. Adesso vediamo se si può pure sentire. PDF o internet? È un PDF questo. Queste stanno online, queste slide. Queste sono slide di composizione. Vediamo se lo sentite. Aspetta. Lo sentite? Sì, molto basso. Posso provare a alzarlo? Ma... Sì, lo sentiamo molto basso. C'è questa prima... analizziamo solo questa prima parte.
Ok, vedete che sì, è vero che c'è questo ostinato grave, però in realtà la parte, la mano destra, si distacca completamente, no? È molto difficile creare una relazione tra queste due parti. Eppure c'è qualcosa che dice che... Perché noi stiamo con fare al basso, con un fa basso, no? E c'è... E la melodia comincia con un re bemolle, quindi con l'introduzione di un altro elemento, no? Che è lontanissimo dal re minore, che sembrerebbe la parte iniziale, no? Il re bemolle poi c'ha un tritono che segue, che è il la, che di nuovo sta nella tonalità di re minore, diciamo. E però poi è di nuovo quindi sembra un gioco a contrasto. In realtà ci sono varie cose, cioè ci sono quattro voci qua, cioè la voce in basso, poi c'è il re bemolle che procede al mi bemolle, poi al re naturale, vedete c'è questa voce qua, poi c'è la voce superiore, il la che va sul la bemolle e così via. Ok? Quindi ci sono vari processi che stanno andando. E sono tre voci, giusto? Sono tre, sì. Beh, c'è la quarta che è il fa basso, diciamo, no? Che è un pedale tenuto. Allora, c'è un pedale mosso, un pedale tenuto, poi ci sono... è una melodia che è fatta di sostanzialmente due voci che si intersecano, ok? E vedete che le note non sono scelte... Cioè, sembrerebbero veramente non seguire nessuna regola, ma in realtà, se andiamo a vedere bene, ci sono tutta una serie di elementi che consentono di capire meglio qual è il lavoro che sta facendo Schoenberg. Perché in tutto questo, Schoenberg, quello che vuole ottenere qui è di non dare veramente di non dare un appoggio tonale, o quantomeno di darlo e negarlo in continuazione. Ok? Quindi è una sorta di autosofferenza inflitta. Autosofferenza ce l'avrà tua sorella. Questa cosa qua non è così. È che lui vuole rendere completamente ambiguo l'aspetto tonale. Sembrerebbe all'inizio, in effetti, che ci sia una qualche chiave di lettura, e lui non fa altro che però continuare a negarla, poi, nella battuta 4, dare il colpo di grazia, cioè perché quegli accordi che sono nella seconda parte della battuta 4, vedete che sono organizzati in un altro modo. Vediamo un attimo come sono fatte le note. Allora, questa sarebbe la serie 12. No. Queste sono le note come compaiono. Ok? Allora, compaiono il fa e il re come prima nota, come prime due note. Tutte le ripetizioni le eliminiamo. Sono sempre il fa e il re. Sono sempre la nota 1 e 2. Ok? Poi andiamo sulle note diverse. Cioè, come fa lui a introdurre le note? Allora, introduce un re bemolle. Vedete? Quindi questa è la terza nota. Poi introduce un la, che non è stato mai suonato prima, quindi è la quarta nota, poi un mi bemolle, no? Poi un la bemolle e poi un do naturale, ok? E fino a qua abbiamo introdotto sette note diverse. Girando praticamente intorno al re quella seconda. Come dici? Sì, si è fatto re bemolle, mi bemolle. Cioè, sì, infatti in realtà qua c'è anche un altro lavoro... C'è anche un altro gioco che non è analizzato qui, e che è il gioco delle voci che vi stavo dicendo prima. Ok?
E che si sente molto, tra l'altro. Dove stanno mi bemolle? Il 3 e la 5. Il mi bemolle è la 5. No, ma 3 è re sono... È in chiave di basso. Non capivo questo. Ok. È in chiave di basso. Ok, quindi perché è tutto sulla sinistra della tastiera. Ok? Okay. Quindi in queste prime tre battute introduce 7 note. Le restanti fanno parte dei due accordi che compaiono, ok, nella battuta 4. Vedete che lui nella battuta 4, dove c'è una sorta di cesura dal punto di vista musicale, perché dopo ricomincia, nella battuta 4 lui satura l'insieme cromatico, cioè usa tutte le note. Ok? Pronto? Sì. Vi è chiaro come succede questa saturazione? Sì. Cioè, praticamente lui introduce delle note, dopodiché o ripete quelle note là, o ne introduce altre, ma il periodo, se vogliamo chiamare, se questa fosse una frase, il periodo si conclude con la saturazione dell'insieme cromatico. Ok? E questo è già importante, perché perché fa questo? Fa questo per non lasciare spazio al fatto che si inserisca anche per sbaglio una tonalità in tutto questo. Nel saturare, qui siamo prima del discorso seriale, del discorso dodecafonico. Lo dicevo io, c'è ancora una gerarchia, ci sta comunque. Non veramente. Sì, è vero che c'è una gerarchia perché ci sono delle note, cioè ripetute. Più che altro non è veramente una gerarchia, ma uno sbilanciamento. Sì. Non è bilanciata come può essere poi un discorso dodecafonico. Maestro, una cosa. Dimmi. Che praticamente, non so se questa è un po' in realtà una masturbazione filosofica, cioè nel senso ci sta sto libro che ci aveva consigliato Bracci, in cui a un certo punto parla tipo per una pagina e mezzo di Schoenberg, dove se ne esce dicendo che questo tale David Aaron, vabbè, è uno che ha esaminato eccetera, dice che le composizioni seriali non dovrebbe essere considerata tonale ma antitonale. Cioè, non ignora casualmente la tonalità, ma si affanna a cancellarne ogni traccia. E poi, tipo, se ne esce dicendo che sia Schoenberg che Alban Berg manipolavano ingegnosamente la serie di note per ricostruire effetti tonali, come le cadenze. Questo è molto più Berg di Schoenberg, per la verità. Se volete analizziamo della roba di Berg e vi faccio capire che cosa... Perché voi potete prendere una serie dodecafonica e ci mettete dentro delle triadi, no? Delle triadi tonali. Do, mi, sol, come prime tre note di una serie dodecafonica. Poi fai re, fa, la, ce le puoi mettere, no? Perché sono note diverse. Poi le seconde sei le organizzi come una trasposizione di questa e quindi tu c'hai, per esempio, due tonalità. No? Capisci quello che sta dicendo questa persona? Sì. Okay. E poi sì. Un'altra cosa che dice che questi compositori che in teoria starebbero cercando di evitare la tonalità, soprattutto date le difficoltà che si incontrano nel farlo, ma la scuola di Schoenberg voleva mostrare l'esistenza di un legame tra la musica dodecafonica e la tradizione precedente, soprattutto tedesca. In questo modo la nuova tecnica veniva convalidata in quanto estensione e generalizzazione dei sistemi più antichi. Sì. E niente, quindi dice, sotto molti aspetti Schoenberg non era un rivoluzionario, ma piuttosto
un deciso tradizionalista. Ma questo che libro è, Giù? L'istinto musicale. Ma quello che ci aveva dato Bracci. Sì, sì, sì. L'istinto musicale è di David Ball, non è di Aro. No, no, c'è un intervento David Ball, cioè sta dicendo Philip Ball, sta dicendo che tra le cose che dice, tipo ogni tanto cita qualcuno e tipo dice, per esempio, David Aron che ha studiato, eccetera, eccetera, e ci inserisce una piccola... Allora, ragazzi, io vi devo dire sinceramente la verità. Su queste cose qua ci sta una letteratura infinita di gente che è pro e di gente che è contro, di gente che ha capito e di gente che non ha capito quello che... non so, su questo, se volete, sono pronto a discutere tutte le ipotesi e tutte le... Non è veramente interessante. Cioè, quello che è interessante è il percorso musicale fatto da questi compositori, e per voi che aspirate a comporre, quello che è interessante è capire che cosa c'è dietro a questo tipo di scelte. Schoenberg avrebbe potuto fare la qualunque, ma ha operato delle scelte. Ora, per tornare al discorso che volevo fare io all'inizio, comporre significa operare delle scelte. No? Fino alla scelta estrema di Cage, no? In 4 minuti e 33, conoscete questo pezzo? Sì. 4 minuti e 33 è un pezzo in cui non succede niente. E qual è la scelta? Quello che succede nella stanza. Beh, se tu, siccome il silenzio non esiste, 4 minuti e 33 in realtà mette in scena questo fatto qua, che il silenzio non esiste, che non è possibile. Che non è possibile non scrivere musica. Questa era la cosa di Cage, la scoperta di Cage, è che in realtà, anche se uno non vuole, tutto, cioè, la musica è un problema di interpretazione, no? Di come tu interpreti i suoni che stanno intorno a te. Se vieni spinto a interpretarli come musica, allora tutto diventa musica. Non so se mi spiego. Sì, sì, sì. È chiaro che anche questa è una speculazione intellettuale, ma è una speculazione intellettuale importante, anche perché noi siamo stati fino adesso, cioè fino a quel momento lì, eravamo stati con compositori che mettevano il segno sulla carta, no? È quella, cioè la nota di questa nota qua di Schoenberg, l'ha scritta Schoenberg, quindi nessuno si permetta, no? Di cambiare, c'era l'onnipotenza del compositore. Arriva uno come Cage e dice: va bene, io non scrivo più niente e comunque faccio musica. Ok? È una cosa che stimola il pensiero, ti stimola a pensare a queste cose. Quello che vi voglio dire è che in generale il problema del compositore è operare delle scelte. Queste scelte possono andare contro o possono suffragare il sentire del momento, no? Ma possono essere anche completamente diverse. Per esempio, e tra l'altro incidentalmente, si trovano scelte simili tra periodi diversi di arti diverse. Per esempio, la dodecafonia e il serialismo la si ritrova nelle arti visive negli anni 60 con Andy Warhol in maniera completamente diversa, no? Però anche lì si affronta un discorso seriale. Al tempo stesso, che ne so, in generale, diciamo, la musica è dal punto di vista concettuale piuttosto avanti, molto astratta, ok? Rispetto alle altre arti, però questo adesso è una considerazione generale. Nel fare queste scelte, che cosa fa il compositore? Il compositore, la verità è, il suo lavoro è organizzare il tempo, vero?
Cioè, in un brano musicale io che cosa faccio? Organizzo il tempo di chi ascolta. E come faccio a organizzarlo, a dargli una forma? Lo faccio attraverso due fenomeni che sono concorrenti tra loro. La ridondanza e la novità. No? Alterno. Questo parlando di concetti molto generali. Posso farlo nel ritmo, nelle frequenze, negli strumenti, eccetera, eccetera. Ok? E posso farlo in maniera diversa per ciascuno di questi parametri. Se io faccio un discorso esclusivamente ridondante, no? Faccio un discorso che non dice niente. Ok? No? Perché dico sempre la stessa cosa. 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 Dopo un po' mi dite, abbiamo capito. Basta. 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 E così via, no? E d'altra parte, se faccio un discorso sempre nuovo, anche lì non dico niente. Scrap, pesce, Kruenthaus, Flörnie, Uwani, sì, il fenomeno, questa cosa è comica perché non si suppone che io possa fare la rappresentazione di che cosa vuol dire non dire niente. Io sono un docente, devo fare il mio lavoro, no? Vi devo dire delle cose. Capite quello che voglio dire? Ora, il problema è che in musica queste due cose, poi diciamo, nella musica con funzione speculativa in Occidente, perché poi diciamoci anche questo, la musica ha varie funzioni, quindi a seconda delle funzioni si cambia questa bilancia tra ridondanza e innovazione cambia. Per esempio, se io faccio una musica a funzione rituale, posso ripetere Ave Maria piena di grazia, ora pro nobis, Ave Maria piena di grazia, ora pro nobis, Ave Maria. Tanto è rituale la cosa. È una cosa, cioè possiamo sempre ripetere nel rito del concerto pezzo, applauso, pezzo, applauso, pezzo, applauso. Non è che no? Pezzo fisso. Quello per esempio è interessante, pezzo rissa, no? Rissa, astro, basta, no? Io, mi è successo, a me è successo di vedere un concerto così a Darmstadt ed è stato emozionantissimo perché si rischiava la pelle, cioè rissa nel pubblico. Bellissimo. No? Bellissimo, certo, però uno non se... il rito non vorrebbe una cosa del genere. Allora, dov'è che è bellissimo? È bellissimo perché è una cosa diversa, nuova, ti sorprende. Capite? E ti sorprende in un aspetto, che è un aspetto rituale del concerto, è pezzo, applauso, e nessuno dice, ma non è possibile che ogni pezzo, facciamo il pezzo, poi applaudiamo, per... nessuno mette in questione questa cosa qua, no? Ma, per esempio, all'interno del pezzo, se io faccio sempre la stessa cosa, magari la gente c'ha da ridire. Poi c'è il minimalismo americano che fa sempre quasi la stessa cosa. Però non proprio. Vedete, anche lì c'è il contrasto, c'è il voler portare alla massima stirare da morire il concetto di ridondanza, no? Per poi
per poi dargli quel tanto di innovazione che basta, secondo loro, perché c'è tanta gente che ascolta musica minimalista e dice, se può sentire, è troppo noiosa, si ripete sempre uguale, ma perché non sentono il carattere innovativo, capito? Quindi, sì, ma un esempio di un autore? Philip Glass, le prime cose di Philip Glass o le prime cose di Steve Reich, ve le scrivo. Music in 12 Parts, per esempio. Provate ad ascoltare quello. Aspetta, dove è la chat? Dov'è la... Non la trovo più. Dove sta? La chat. Allora, gli autori chiave sono Philip Glass. Steve Reich. Prendete... Il problema è che i pezzi recenti, poi questi si sono dati al rock and roll sostanzialmente, quindi hanno cominciato a fare i soldi e quindi vabbè, non fanno più ricerca vera e propria, però i primi pezzi erano pezzi effettivamente di ricerca. E poi potete prendere Alvin Lussier, che è un altro tipo di minimalista, vabbè, ce ne stanno a tonnellate. Provate ad ascoltarli e vedrete che, per esempio, loro usano strutture estremamente tonali, no? Anche questo è una scelta importante, perché loro usano la struttura tonale per aumentare la ridondanza, capite? Per proprio portarla al limite estremo. E poi per introdurre queste innovazioni. Allora, adesso per tornare a Schoenberg, che cos'è che sta facendo lui? Lui, in questo pezzo qua, come in tanti pezzi del periodo atonale, sta invece, al contrario dei minimalisti americani, sta esasperando l'innovazione, cioè la quantità di innovazione, mettendo pochissima ridondanza e tantissima novità. Novità qui non stiamo parlando di novità dal punto di vista, per esempio, delle frequenze, delle note. Ok? Io introduco delle note sempre nuove, minimizzando il riutilizzo delle note già usate. Capite? Per fare questo, io... 9-8 non è un cambio di tempo, come l'ho appena visto. Non è 9 ottavi. No, non è 9 ottavi. No, sono la nota 9 e la nota 8 che non erano comparse prima, scusate. Mi e si bemolle, no? Mi sembrava non messo così. Comparse prima, no? Mm-hmm. Ora c'è di più in questo pezzo, adesso ve lo sto per mostrare, però quello che vi voglio dire è che, per esempio, il pedale iniziale fatto di Fa e Re, essendo costantemente ripetuto, per Schoenberg questo è come se io facessi un accordo singolo, è solo mosso, no? È come un trillare molto lento. No? Pum, 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 pum. Non sto dicendo niente di nuovo, sto dicendo pom pom e basta. Capite? Mm-hmm. Quindi non potete, cioè potete interpretarlo come un pedale, se volete. Quando tu fai pom pom pom, pom, no, stai dicendo pom pom e basta. Che però lo prolunghi, siccome il pianoforte non tiene le note, no? Lui usa questo meccanismo per tenere questo pedale. Ok? Dopodiché però, appunto, quando satura l'insieme cromatico, allora vedete che si interrompe. Quella saturazione che accade alla battuta 4 è in realtà un punto. Mette un punto.
ok? Metto un punto e satura tutto. Adesso andiamo un po' a vedere perché succedono un sacco di cose interessanti qua. Perché nel fare questa cosa, lui in realtà, le note sono scelte in modo da sì dare il massimo dell'innovazione, ma di mantenere alcuni aspetti. Andiamo a vedere. Allora, guardate qua quello che succede. Questa è una cosa che si sente proprio in maniera abbastanza eclatante. Ci sono sostanzialmente sette insiemi di note. Ok? Allora, il primo è quello contrassegnato col numero 1, poi c'è quello contrassegnato con numero 2. Se voi ascoltate il pezzo, li sentite questi insiemi? Cioè, sentite che sono delle cose separate. Poi c'è l'accordo che è contrassegnato col numero 3, poi c'è l'accordo contrassegnato col numero 4, poi c'è l'accordo contrassegnato col numero 5, e il numero 6 è in realtà un incrocio, e anche il numero 7. Il numero 7 è il basso con la prima melodia. Perché li potete numerare? Perché alcune non sono raggruppate? Beh, diciamo, queste sono raggruppate in base alle novità sonore. Il Mi bemolle e Re bemolle erano già comparsi, compaiono qua. Quindi queste fanno parte dell'insieme 1. Mm-hmm. Ok? Come quelle sotto. Qua, sì, infatti, quelle che si ripetono, come al solito, non vengono prese in considerazione. Però guardate cosa succede. Allora, l'insieme 1, ok, che è questo qui, è un insieme che è fatto di questi intervalli. C'è una terza maggiore, una quarta aumentata e una seconda maggiore, no? Re bemolle, Mi bemolle, Re bemolle, Re bemolle La, che sarebbe come dire Do diesis La, terza maggiore. Qui le note si intendono anche nel loro significato enarmonico, no? Quindi Re bemolle La per me è una terza maggiore, ok? È come dire La diesis Do, d'accordo? Poi c'è una quarta aumentata, quindi questo insieme di note, l'insieme 1 è fatto da una terza maggiore, da una quarta aumentata e da una seconda maggiore. Ok? Adesso guardiamo l'insieme 2, che è La bemolle, Re, Do. Ok? Guardiamo un po' che cosa ci sono. Ci sono una seconda maggiore, una terza maggiore e una quarta aumentata. Quindi gli intervalli sono... Per mettere al volo... il coso di prima, esempio tonale 3. Questo? Sì, va bene. Ok, quindi questo qua è una terza maggiore, una seconda maggiore e una quarta aumentata. Anche questo è una terza maggiore, una seconda maggiore e una quarta aumentata. Quindi anche se le note sono diverse, gli intervalli sono gli stessi. Attenzione, perché questo è il trucco fondamentale della atonalità, poi che si riverbera anche nella dodecafonia. Cioè, la quantità intervallica rimane la stessa, anche invertendo però. Vedete che qua cos'è che è nuovo? È che qui c'è prima la terza maggiore e poi la quarta aumentata. Qua c'è una quarta aumentata e una seconda maggiore e una terza maggiore in tutto. Però queste cose qua sono... E tra l'altro questa è semplicemente questa trasposta di un semitono e riscambiata. Ok? Sì, mi scusi, la quantità intervallica sarebbe... Il numero di intervalli che compaiono in un gruppo. Il numero di volte che uno stesso intervallo, mi scusi, compare in un gruppo. Sì, notare, questi sono tre intervalli diversi.
che ricompaiono insieme nello stesso sotto. E nell'insieme 1 e nell'insieme 2 sono esattamente uguali. Va bene? Adesso andiamo all'insieme 3. L'insieme 3, torniamo indietro di 1, aspetta. L'insieme 3 è questo insieme qua, che ha 4 note. Ok? Quindi è un insieme che avrà più intervalli, no? Perché gli intervalli vanno con la legge di Gauss, mi pare. E vediamo queste quattro note quali sono. Adesso non l'ha messa in ordine, perché non c'è un ordine. Beh, questo No, perché compaiono tutte insieme. Le puoi mettere come ti pare, ok? No, lo metti in ordine crescente, ok? Sì. Allora, guardate, c'è una seconda maggiore, una quarta aumentata, poi ci stanno anche una terza maggiore, una seconda minore e una quarta. Ok? Quindi ci sono gli intervalli di prima più degli altri. Ok? Quindi si introduce un'altra nota, l'altra nota genera degli altri intervalli, ma quelli di prima ci sono ancora dentro. Quindi vedete che nonostante siano sempre note diverse, c'è una logica in tutte queste cose. La logica è quella di generare la ridondanza attraverso gli intervalli. Quindi queste non possono essere note a caso. Ok? Queste sono note che seguono questa regola qua. Capite? Attenzione, andiamo alla nota sotto, all'accordo sotto, che è questo, che è quello subito dopo, no? E sarà quello del terzo che dico si scambiate. Sono di nuovo terza maggiore, seconda maggiore, quarta aumentata, seconda minore, quarta e quarta. Ci sono due quarte al posto di qua che c'era una terza minore. Ok? Quindi c'è una leggera variante, no? Che secondo me è significativa, è l'introduzione, diciamo, questo è un accordo più quartale e l'altro è un accordo più, in un certo senso, tonale, perché gli accordi con le quarte non ci sono nella musica tonale. Ok? Quindi questo si distacca ancora di più dalla tonalità. Però vedete che c'è sempre lo stesso principio. Ok? Adesso andiamo a vedere... Allora, qua siamo all'insieme 4. Adesso andiamo all'insieme 5, che è questo qui. Vedete? Che sono le stesse note della 4 al basso, più altre due note introdotte qui. Il sol diesis... Bene, perché quelle due note stanno sia al 5 che al 6. Sì, perché questi insiemi... Questi insiemi naturalmente si possono benissimo intersecare, ok? Nessuno vieta, cioè questa frammentazione l'ho fatta io. L'ho fatta per cercare di sottolineare qual è la logica qui. Capite? Allora, per esempio, se andiamo all'insieme 5, ok? Che è sempre un insieme di quattro note, ma guarda, ancora, quarta aumentata, quarta, seconda maggiore, terza maggiore, seconda minore e un'altra quarta, una doppia quarta. Quindi questo è come l'insieme 4. Ok? E mo' avete capito il trucco, insomma. L'insieme 6 che si interseca con l'insieme 5... è sempre comunque una terza maggiore. Adesso ci sono due seconde minori, una quarta aumentata, una terza minore e una quarta. Ok? Ed infine l'ultimo, che è quello comprensivo del basso più la voce superiore dell'insieme 1, no? Ha le stesse relazioni, sempre uguali.
Capite? Adesso, quello che è importante in tutto questo è che allora, queste figure qua costituiscono quello che si chiamano dei vettori intervallari. Cioè, i vettori intervallari sono dei vettori che indicano, siccome noi possiamo avere sei tipi di intervalli all'interno di una scala cromatica, perché cosa ci abbiamo? Ci abbiamo la seconda, l'unisono, che non conta, la seconda minore, la seconda maggiore, la terza minore, la terza maggiore, la quarta e la quarta aumentata, perché dopo tutti gli altri sono simmetrici di questi, no? Mm-hmm. Lo capite? Sì. Quindi abbiamo un vettore di sei numeri che dice quanti di ciascuno di questi intervalli compaiono in un dato, in una data combinazione. Capito? Mm-hmm. Mi pare che l'analisi si conclude qua, ma quello che esiste soprattutto, adesso ve lo segno in chat, esiste un testo molto importante di Allen Forte che analizza tantissimi di questi pezzi qua, e si chiama The Structure of the Tonal Music. È un libro? Sì. Forse ce l'ho pure in PDF, che vi fa vedere come i frammenti atonali sono, cioè come la musica atonale è possibile analizzarla in maniera abbastanza consistente con questo metodo qua. Ok? Vi sto facendo tutto questo discorso e ve l'ho fatto, vi ho fatto analizzare questo pezzo per farvi capire che spesso e volentieri le cose non sono così apparenti, no, no, non è che vi saltano agli occhi, però quando un discorso musicale vi sembra coerente e non si sa come riuscire a definire dov'è la coerenza, perché guardate che questa roba qua è una roba che abbastanza recente, è degli anni Ottanta, questo aver capito come funziona la musica tonale. Nemmeno i compositori stessi capivano, loro operavano intuitivamente in questo modo qua, ma non gli era assolutamente chiaro. A Schoenberg è diventato chiaro quando ha creato la dodecafonia, che in parte ingloba questo tipo di... Eh beh, sì, è un po' lo stesso, diciamo, metodo di gioco con la serie, però quel gioco, gli intervalli, però comunque a livello di assemblamento. Beh, il problema è che questo tipo di cose qua costituisce da unità. Cioè, che cos'è il vettore intervallare? Che cosa dà? Da un colore armonico. Capito? Quando voi avete gruppi di note, non li chiamo accordi, ma li chiamo gruppi di note, che hanno lo stesso vettore intervallare, anche se sono note molto diverse, hanno lo stesso colore, il cosiddetto croma, lo stesso colore armonico. Quindi c'è già un'indagine timbrica qua. Cioè, più timbri in una composizione tradizionale. No, questa non, no, di timbro non c'ha nulla, nel senso che... no, il problema è un altro. È timbrica in questo senso qua. Nel momento in cui tu elimini una narrativa di tipo tradizionale rispetto alla... alla tonalità. La tonalità, alla fine, che cos'è? È una forma di organizzare il discorso musicale con una serie di stereotipi, no? Dove non uso la parola in maniera dispregiativa. Sto dicendo che
Proprio da script esistenti. Quando voi raccontate una fiaba a un bambino, cominciate con c'era una volta e finite con e vissero felici e contenti, no? Questo è uno stereotipo. Tant'è vero che adesso le storie dei bambini quasi non cominciano più così. Perché? Perché è ridondante come meccanismo, mentre invece è sorprendente fare qualche cosa di diverso. Ora, qual è la necessità di fare qualche cosa di diverso? La necessità sta nel fatto che noi siamo una società borghese che evolve con meccanismi di innovazione. Se prendete la musica indiana, che serve a scopi rituali e non speculativi e non di intrattenimento, serve per pregare, la musica indiana non evolve mai. Anzi, chi suona la musica indiana è tenuto a fare sempre esattamente una certa cosa in un certo modo, no? Come gli ha insegnato il maestro e così via. Capite? Forse quello che se ne andrebbe, si andrebbe a perdere. Certo, beh, se voi recitate il Padre Nostro, mica potete inventarvi quello che volete. Lo dovete recitare come l'avete imparato. Dico bene. Il pezzo di Schoenberg, non è che lo puoi suonare come ti pare. Non è vero. No, il pezzo di Schoenberg lo puoi interpretare, puoi andare più veloce, meno veloce. No, cioè, sì, non è che puoi cambiare le note. Interprete. No, le note non le puoi cambiare, ma perché non fa parte dei margini di interpretazione cambiare le note, perché quelle note, vedi quanto pensiero c'è dietro e te che te inventi, perché dovresti cambiarle? Però il fatto che tu non lo possa interpretare non è la stessa cosa. Cioè, nel Padre Nostro tu non hai la facoltà di cambiare le parole, no? C'hai un margine di interpretazione. Se lo dicesse un attore ronconiano, Padre nostro, che sei nei cieli! Per favore, ho cantato, recitato. No? Oppure così, oppure cantato, oppure... Però le parole non le puoi cambiare, sì. Perché altrimenti non è un Padre nostro. Voglio dire... Questo è il punto della questione. Quant'è che tu puoi strecciare un certo tipo di interpretazione, no? Se tu cambi le note non è più il pezzo di Schoenberg, no? Ma se tu lo esegui più lentamente, guardate quanto margine c'è, no, scusate. Qui, allora, questo pianissimo... No? Qua il tempo com'è? Messiche, vuol dire molto adagio, no? Molto adagio che vuol dire? 43 di metronomo o 36 o 58, no? Mm-hmm. Questo lo decide l'interprete, ma il pianissimo, quant'è pianissimo questo? No? E così via. Qui c'è un ritardando. Questo ritardando come va fatto? Questo è il margine interpretativo. Qui c'è un crescendo, no? C'è un queste cose vanno fatte, nel senso che il crescendo lo devi fare, ma quanto lo fai è un... Per il punto coronato. Il punto coronato quanto dura? Che respiro dare a questa cosa, no? Qui lui sta per concludere una frase e quindi questa si chiama una Luftpause, una pausa per prendere aria, no? Mm-hmm. E questo respiro quant'è? Dipende che cosa stai cercando di fare col testo di Schoenberg, non con un altro testo, capito? Per questo che non puoi cambiare le note. Hai un margine interpretativo enorme già con le note che ci sono.
Ok? Incidentalmente, nel vostro caso, nei casi che stiamo analizzando noi come compositori, il margine interpretativo non c'è più, diciamo, non è vero nemmeno questo, ma non c'è più, nel senso che voi stessi siete gli interpreti del vostro lavoro compositivo, no? Se fate un pezzo per solo nastro, allora, quando vi dico non è vero che è così, è perché suonare un pezzo anche per solo nastro dal vivo in una sala da concerto implica una qualche forma di interpretazione. Quanto forte, non si muove più niente, una volta che uno ha settato i volumi, e se per caso entra più gente e quindi la sala assorbe di più, io che faccio? Non tocco più niente. E se voglio sottolineare un crescendo, non lo posso fare? No? O lo posso fare? Questo fa parte dei margini interpretativi, che sono ovviamente diversi a seconda dei pezzi, delle epoche e delle... Ok? Mm-hmm. Cosa pensate di una spiegazione del genere? Perché io non ve la... cioè, questa no, non vi dovrei raccontare queste cose. Appunto, queste cose ve le deve raccontare il docente di composizione, e mi pare che lo stia anche facendo, quindi in realtà potremmo anche parlare d'altro, non di queste cose qua. No, mi sembra molto interessante. No, infatti io pure sono d'accordissimo. A me questa lezione, sì, a me, cioè io ho un sacco in realtà con questa lezione, veramente molto. Beh, allora, io qua non sto più che altro so pure finite le lezioni col maestro di composizione. Ah sì? Sì. E l'esame di composizione lo dovete fare? Sì, volendo sì. È un'idoneità. È un'idoneità, ma che cosa vi ha detto come vuol fare l'esame? Ha detto portiamo dei pezzi fatti da noi. Sono i pezzi che abbiamo fatto durante l'anno, diciamo. Ogni portare un pezzo con una tesina che spiega il significato, l'idea che c'è dietro. Ok. E il processo di creazione. Ma voi avete fatto delle cose con lui? Sì, sì. Stiamo facendo tuttora. Che cosa avete fatto? Per degli sapere. Studi, magari, non lo so, c'è chi ha fatto uno strumento, chi due strumenti, chi tre strumenti. Cioè, tutta roba prendere... Ma con delle particolari limiti, cioè inquadrati in un certo modo oppure come volete voi? Beh, idealmente sì, cioè che ne so, tipo Giulio come ha fatto un pezzo per flauto solo, Francesco per solo, si è creato... No, capire, tonale... tonale, atonale, seriale. Devo scegliere deutecafonico, atonale, ottonale. E che ogni volta che abbiamo trattato degli argomenti, poi diciamo ci ha, tra virgolette, spinto a provare da soli a fare gli esercizi. In teoria ne avremmo dovuto fare, insomma, diciamo, uno per ogni cosa che... uno o più per ogni cosa che... eccetera. Giusto. Mm-hmm. E li avete poi per fatto? Il resto... portarli poi alla fine, tipo, diciamo... Sì, il problema è che vanno finiti. Vabbè, tanto in teoria dovrebbe essere a giugno, a fine giugno, esame, figurati. Vabbè, insomma, quindi più o meno abbastanza simile, soltanto che noi affrontiamo cose con strumenti diversi, però, al di là di questo. Incidentalmente, i concetti di cui parliamo nella parte, diciamo, più composizione elettroacustica si possono benissimo trasferire, cioè io praticamente non scrivo musica elettroacustica quasi mai, io scrivo musica strumentale, ma li uso la roba che, diciamo, che per esempio faccio con voi naturalmente in maniera diversa, la uso dal punto di vista strumentale. Capite? Quindi sono sempre strumenti che servono per fare qualsiasi cosa, non per... no, solo se
usate strumenti elettronici o solo se... Capite? Sì, diciamo che con bracci, se mi posso magari anche per avere un riscontro anche dagli altri, forse abbiamo parlato spesso, cioè più di ogni altra cosa abbiamo parlato della percezione, cioè di ciò che si percepisce quando presentiamo un brano, di quali sono gli aspetti percettivi dell'ascoltatore riguardo. Sì, è vero, è molto più sul cognitivismo, infatti, ora che ci penso. Però è un aspetto molto importante. No, molto, molto importante. Molto, sono due cose molto diverse che vanno trattate entrambe, perché uno riesce a... Allora, ci sono teorie analitiche che permettono appunto di organizzarle queste cose. Se volete, questo si chiama un approccio estesico, cioè è l'approccio dell'analisi dalla parte di chi ascolta. Ok? Cioè, quando uno fa certe scelte in un certo modo, che cos'è che qual è il risultato che si ottiene? Poi c'è un altro approccio, che è l'approccio poietico, e cioè l'analisi dalla parte di chi crea. Ok? Poi c'è un terzo livello, che è quello che si chiama il livello neutro, che però secondo me non è molto pertinente, che è l'analisi del pezzo di carta in quanto tale. Ecco, questo qui, quello che abbiamo fatto, se volete, è un po' un'analisi neutra, cioè io non sono entrato nel perché Schoenberg abbia scelto queste note esattamente, non altre, no? Diciamo dal punto di vista, che ne so, della storia di Schoenberg, no? Della storia emotiva dell'uomo, eccetera, eccetera. Ho detto, va bene, ha scelto queste note. Queste note sono scelte con una certa logica e ho cercato di desumere la logica dalle note stesse, non dalla storia di Schoenberg, non dal fatto che quando era piccolo il papà lo menava o cose di questo tipo, no? Che rientrano, diciamo, Il nell'aspetto, poietico. nel poietico, perché tu fai certe scelte perché sei stato traumatizzato da piccolo, oppure perché invece, no? Questo non ci interessa, non che non sia interessante, ma non ci interessa in questo frangente perché noi analizziamo il dato così com'è, no? Come sta scritto nella partitura. Questo approccio, il cosiddetto approccio del livello neutro, è infatti è molto discusso perché quello che si pensa è che la musica è la partitura. In realtà la partitura non è la musica. La musica è quella che suona nell'aria, no? La partitura è un set di istruzioni per creare il fenomeno sonoro e questo non bisogna mai dimenticarselo. Capite? Non è mai la cosa fondamentale. Però se siete quindi voglio dire, poi ci sta il livello estesico, che appunto è quello che mi sembra seguito dal vostro docente di composizione, e che è un aspetto fondamentale. Dice, ma questa cosa qua, se uno la fa, poi che cosa, come viene percepita? No? Anche questo approccio ha una serie di problemi, perché come viene percepita dipende molto dal percettore, no? Per esempio, la prima cosa che vi ho detto quando ci siamo conosciuti è: ragazzi, dovete fare ginnastica con le orecchie, altrimenti non percepite nulla, nulla. Queste cose qua vi cominciano a diventare chiare quando, dopo un po' di mesi che fate ginnastica con le orecchie, vi appaiono improvvisamente, no? E quando, per esempio, ascoltate qualsiasi
qualsiasi... Ecco, adesso una cosa che potreste provare a fare è ascoltare sempre Radio Classica, che comunque va benissimo, e all'interno di ciascun brano provare a capire, per esempio, quant'è la quantità di ridondanza versus la quantità di innovazione. Perché tutta la produzione musicale occidentale è ricollegabile a questo tipo di cose. Però bisogna capire pure di che periodo è il brano. Vabbè, se è ridondante, è ridondante. No, non è... Potrebbe essere una cosa ridondante che però per l'epoca era un'innovazione. No, ma non sto dicendo questa cosa qua. Io sto dicendo la ridondanza intrinseca del brano. Per esempio, se... La cosa del discorso. Due note che si ripetono sempre uguali. Sì, è una cosa di entropia. Mm-hmm. Cioè, se avete due note che si ripetono sempre uguali, quelle sono ridondanti. Ma dove è ridondante? Non è che ridondante è brutto e innovazione è bello. Attenzione, non sono categorie estetiche. Ok? Sono due cose che servono entrambe, perché senza ridondanza non si riesce a parlare e senza innovazione non si riesce a parlare. Cioè, senza innovazione si riesce a parlare, ma non si dice niente. Capite? Savedini. Ma adesso il caso più eclatante di ridondanza è musica ricercata numero 2 di Ligeti. Appunto, poi ci sono dei casi in cui i compositori cercano i limiti delle cose, ok? E quindi estremizzano i discorsi. Ligeti ha scritto quella musica quando ha sentito i minimalisti e si è voluto appropriare del discorso dei minimalisti, no? E portarlo alle estreme conseguenze, no? E questo ha creato un pezzo che può essere più o meno... Tre. No, beh, scusate, allora voi conoscete un pezzo... Perché, voglio dire, poi c'è stato il surrealismo, ci sono state tante cose, e tutte queste cose fanno parte del nostro bagaglio. Conoscete un pezzo di Erik Satie che si chiama Vexation? No. Allora andatevelo a ascoltare. Vex ha detto Sassion. Aspetta, Erik Satie, ve lo scrivo. Vexation. Allora andatevelo a ascoltare. Prendetevi un po' di tempo perché dura 24 ore. Marevi. In che senso? In che senso? Tutti i pezzi da un minuto. No. È una pagina sola per pianoforte, ripetuta per 24 ore di seguito. Cioè su Spotify è divisa in 71 tracce, più o meno tutte da un minuto l'una. No, non è possibile perché sarebbe 71 minuti che sono... No. Ma forse c'è su YouTube, provate a vedere se è su YouTube. No, poi c'è stata un'ora, è stato 42 Vexazioni. Un'ora e non 24. Allora, il problema è che appunto ogni tanto si fanno delle esecuzioni di questo pezzo in cui ci stanno 4-5 pianisti che fanno 2 ore ciascuno, poi si è una gara di endurance. Non devono... Sì, ma non devono mai interrompere, eh? Quindi devono entrare e uscire senza interrompersi. Madonna, tutto lo guardando la 40. Seconda di... Non so, tipo organo al quadrato. Di... Però quello che voglio dire è che tutte queste cose hanno un senso, non sono così... Certo, Vexation è una boutade surreale, però ha il senso della boutade surreale, ok?
cioè Satie è stato un grandissimo innovatore da questo punto di vista qua, pur essendo, per esempio, utilizzando sempre un linguaggio più o meno tonale o quasi tonale, ok? Quindi voglio dire, attenzione, perché appunto le cose sono tante sotto questo, sotto il sole. Ora, volevo vedere se per esempio... Perché non so se avete visto, ma tipo c'è un video di 9 ore e 41. Sì, quello che ho mandato nel gruppo. Ma non so se hai visto, ma lui butta sempre un foglio quando l'ha finito. Arriva il video, è pieno di fogli. Infatti c'è tipo cosparso, circondato da fogli per terra, c'è un tappeto di fogli. Allora ragazzi, facciamo così: per la prossima volta invece analizziamo le prime 5 battute, ma no, proprio le prime 5 del preludio della suite opera 25 di Schoenberg, che è il primo lavoro dodecafonico. Preludio sulla opera 25. Aspetta, ve lo metto in chat. Troppo qualità video. Che belli questi pixel che sono nel pianoforte. Preludio, opera 25, prime 5 battute, ok? Mm-hmm. Se vi va bene di fare, perché altrimenti possiamo... Ah no, come? Giusto per affrontare il problema della dodecafonica. Incidentalmente, vi posso dire che, per esempio, rispetto al discorso che abbiamo fatto, per esempio, con l'esercizio che abbiamo già fatto, questo qui, del triangolo, dei triangoli, no? Io vi ho lasciato liberi di fare quello che volevate con le frequenze dei vari eventi dentro. E per cui voi cosa avete fatto? Una delle possibilità era di sceglierli completamente a caso. Ok? Ma naturalmente vi potete... Ecco, la scelta completamente a caso che cosa fa in questo caso? Fa una quantità esagerata di innovazione. Come? Ah, mi scusi, stanno parlando vicino a me, mi scusi. Ok. No, la scelta casuale massimizza l'innovazione, però vedete che, per esempio, basta già scegliere dei limiti che si muovono nel tempo, eccetera, eccetera, e si capisce che c'è una ridondanza che, la si percepisce dal punto di vista, no? Sentite delle cose che si muovono in un certo modo. E quella è ridondante perché è sempre coerente questo movimento, no? Quindi organizzate degli eventi in cui c'è molta, cioè c'è l'innovazione è al limite del rumore, perché no, fate una roba del genere, no, non c'è un significato intrinseco di ciascuna di queste note, ok? Queste note sono scelte a caso, quindi queste note non sono il massimo della sorpresa, se vogliamo. Ok, siccome però sono scelte a caso con degli ambiti precisi, calcolati, eccetera, eccetera, vedete che questa cosa qua si percepisce, no? Quindi questo rientra nel discorso che stavamo facendo. Allora, per esempio, una cosa che non vi è venuta in mente, ma non poteva e potrebbe venirvi in mente in futuro, è dire, ma che succede se io, per esempio, non scelgo proprio a caso? Magari scelgo a caso, ma all'interno di possibilità intervallari. Ok? Dico,
organizzo che lo spazio lì dentro è fatto per terze, per seste, per quinte, per seconde minori, per qualcosa, no? E scelgo delle frequenze a caso, ma solo all'interno di quelle possibilità. Ok? Già cambia tutto. Questa roba assume un... Mentre se volete questi triangoli erano di colore bianco, nel senso che c'erano dentro qualsiasi cosa, no? Magari si colorano di un colore specifico, che è un colore armonico, eh? Non sto intendendo che al rosso corrisponde la nota o al blu, perché io non ci credo. Cioè, non c'è nessuna, non abbiamo nessuna sostanza, però c'è un colore armonico. No, poi lo sappiamo benissimo che il mi è rosso, però beh, nessuno lo dice. Ah, certo, sì, basta che non ce lo diciamo. Ecco. Va bene? Quindi in futuro potreste operare delle scelte in questo senso. Dire sì, però perché scegliere a caso? Possiamo scegliere a caso all'interno di un certo pozzo di possibilità. No? E questa, per esempio, adesso per il compito di oggi, che vi ho dato oggi, potreste fare la transizione, la potreste fare seguendo delle regole di tipo matematico, per esempio logaritmo versus lineare, ma anche delle tecniche, delle regole di tipo ritmico, no? Come potrebbero essere fatte delle regole di tipo ritmico? Cioè, il tempo è suddiviso in figure regolari e l'accelerazione la faccio attraverso la moltiplicazione di figure regolari. Capite quello che voglio dire? Ve la canto semplicemente. Ta 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 e così via. Ok? Certo. Nulla vi vieta di fare questo tipo di regole. Ok? Naturalmente sono diverse e si ottengono risultati diversi. Va bene? Sì, prof, appena finiamo io devo fare una domanda alla fine proprio quando ci salutiamo. Ci stiamo salutando? Siete sfiniti? Ah, va bene. No, non lo so, ditemi voi. Beh, io per me, diciamo che gli argomenti oggi li abbiamo sufficientemente, li abbiamo messi sufficientemente a nanna. Mi sembra che Giulio sia ormai defunto, Gabriele sta defungendo, Francesco resiste imperterrito, a te non te vedo, per cui non so. No, io ci sto, però vabbè, comunque. Qual è la domanda? Niente, no, non è più una domanda, è più una problematica mia di gestione del tempo. Sì, però se ti ha lasciato la fidanzata io non ci posso fare niente. No, non è quello. No, la cosa è, posso chiudere la... No, vai. Possiamo pure... Vabbè. No, vai. Niente, praticamente io nelle prossime... settimane, diciamo che avrei dei problemi a seguire le lezioni, soprattutto per un fatto di sovrapposizione, nel senso che non è che ho lezioni il venerdì, però siccome dal 4 di giugno io inizierò a avere i primi esami e appunto mi riesce difficile seguire tutte quante le lezioni agli orari giusti, perché appunto mettermi a studiare... Okay. Allora, spengo la registrazione. Ah, sì, quello sì.